Benvenuti al 57esimo congresso AICA. Per la legge di Murphy, chi opera nel settore con poco la tecnologia sa che questo è un must, governa qualunque cosa. Per fortuna abbiamo in collegamento anche la professoressa Anna Brancaccio, dirigente del MIUR, dirigente del Ministero dell'Istruzione, a cui darei subito la parola per un saluto nel nostro convegno, nel nostro congresso. Le chiedo di lasciare la parola a un altro Allora, partecipante, perché la dottoressa Brancaccio ha problemi con l'audio. Dottoressa, non ha attivato probabilmente la condivisione audio del computer o del telefonino. Proviamo magari a chiamarla telefonicamente. Grazie. lanciamo allora il video che abbiamo ricevuto dal rettore del Politecnico di Bari. Con piacere saluto tutti i relatori, tutti coloro che parteciperanno a questo congresso AICA 2020. Porto anche il saluto del professor Ferruccio Resta, presidente della CRUI. Questo convegno nel 2020 si svolgerà in modalità telematica. Spero di potervi ospitare in un'altra edizione prossima del convegno presso il Politecnico di Bari e poter portare questo saluto nuovamente, magari di persona. Il fatto che le competenze digitali, l'oggetto principale dei lavori di questo convegno, siano una delle questioni essenziali da risolvere per lo sviluppo del Paese, penso che sia fuori da ogni dubbio. Il fatto che ci sia una necessità del mondo produttivo, delle istituzioni, di avere persone formate con questo tipo di competenze, capaci di riportare il valore delle tecnologie come valore aggiunto nei processi e nei prodotti che interessano le aziende e gli enti in cui loro lavorano, è evidente, c'è un gap di richieste e questo gap deve essere colmato con un'azione sinergica delle istituzioni pubbliche, di chi ha la responsabilità politica, ma anche del sistema della formazione e delle università. C'è sicuramente un gap di tipo infrastrutturale. Questa una delle cose che dobbiamo imparare dall'ultima pandemia è che l'Italia, per poter affrontare anche periodi difficili, deve essere più equilibrata nella sua capacità di produrre reddito. E adesso noi stiamo per correre un rischio importante se andiamo in una direzione in cui le infrastrutture digitali, la possibilità di accedere a reti a connessione internet veloce, la disponibilità della tecnologia 5G non dovesse essere uniformemente distribuita sul territorio nazionale. E a fianco alle infrastrutture c'è anche il bisogno di attrarre sempre più nuovi talenti verso lo studio di queste tematiche, perché sicuramente solo aumentando il numero di persone che prende questo percorso poi si potrà in un prossimo futuro a riuscire a colmare questo gap. E questo deve essere un percorso che deve riguardare tutti i livelli della formazione e un percorso che deve coinvolgere tutti gli attori protagonisti. Penso per esempio già ad azioni che molte università stanno già facendo, già in collaborazione con le scuole primarie, già dalle bambine e bambini delle scuole elementari bisogna cercare di attrarli verso questo tipo di tecnologie, questo tipo di tematiche, soprattutto cercando di sconfiggere quello che continua a essere uno dei grandi problemi, la differenza di genere nell'attrattività di questo tipo di percorsi. Dopodiché bisogna dialogare con le scuole secondarie superiori. Penso a percorsi nei quali l'università possa
già accompagnare i ragazzi negli ultimi anni delle scuole superiori, veicolandoli verso percorsi universitari orientati verso le tecnologie IoT, piuttosto che percorsi che, di ingegneria informatica, piuttosto che percorsi che comunque abbiano le tecnologie del mondo informatico e digitali come principali elementi del percorso di formazione. Ma tutto questo non sarà ancora sufficiente, bisognerà aumentare anche la capacità del sistema universitario di attrarre e formare nuovi talenti su queste tecnologie. In questo momento c'è un limite intrinseco legato al numero di docenti, alla quantità di risorse a disposizione per erogare la formazione universitaria. Negli ultimi anni abbiamo assistito a dei tagli purtroppo lineari per contenere la spesa universitaria, cosa che sicuramente non mi trova d'accordo. Recentemente c'è stata un'inversione di tendenza, cioè c'è la tendenza a investire nuovamente in modo più importante nel sistema universitario. Bisogna avere il coraggio di investire mirando alle direzioni giuste, quelle direzioni dei percorsi che formano professionisti che riescono a inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro e a portare il giusto valore aggiunto per la crescita delle realtà del nostro territorio. Bisogna anche ripensare alle modalità con le quali insegnare le competenze digitali, approfittando della riflessione che siamo stati costretti a fare per confrontarci con il problema che l'emergenza sanitaria ha posto a tutti noi. So che questo tema, così come tanti altri che io ho toccato in questo mio breve saluto, saranno oggetto di approfondimento durante i lavori del congresso AICA 2020, e quindi con l'auspicio che possano da questi lavori emergere nuove proposte e soluzioni che possono contribuire al potenziamento delle tecnologie open, delle tecnologie digitali, auguro a tutti un buon congresso e buon lavoro. Grazie a Francesco Cupertino, a professor Cupertino, per questo suo saluto e per queste parole che non possono che vedermi d'accordo. E vorrei passare la parola a Mario Aprile per sentire Confindustria Giovani, per avere anche un'idea di quello che di quali sono le posizioni di Confindustria Giovani. Prego. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, la ringrazio per averci coinvolto. È quanto mai importante lavorare in sinergia. Approfitto per salutare tutti i professori, i relatori che parteciperanno a questa giornata. Approfitto anche per salutare il past president, il professor Mastronardi, col quale abbiamo già collaborato in passato e ci siamo già confrontati su diverse tematiche. Che dire, partirei subito da un'affermazione abbastanza franca: l'Italia ha davvero un disperato bisogno di innovazione. Oggi più che mai ci troviamo davanti al rischio però che il digitale rappresenti un fattore divisivo, ahimè. Abbiamo questo rischio, abbiamo il rischio che il digitale rappresenti un fattore divisivo tra chi ha accesso alla rete e chi non ce l'ha, e che ci sia una parte del paese che resti indietro e che da digital divide si parli di social divide. Durante questa pandemia ci siamo resi conto come ogni giorno il ruolo del digitale diventa fondamentale proprio per la sostenibilità del paese. Il digitale ci ha reso resilienti, abbiamo visto noi imprenditori in prima persona, ma anche i resilienti, in particolar modo gli studenti, i cittadini. Il digitale ha reso resiliente l'intera comunità, così che l'Italia, abbiamo visto, che si è trovata a dover colmare un gap di digitalizzazione incredibile. Abbiamo visto dalla DAD allo smart working. Pertanto, davvero non possiamo più permetterci di tornare allo status quo ante pandemia. È un'opportunità di rendere il paese sostenibile, digitale e innovazione, che non possiamo farci sfuggire, soprattutto per le generazioni future, quelle che poi effettivamente andranno a pagare il debito che stiamo contraendo in questi giorni. Con il piano Transizione 4.0 vediamo come la fabbrica diventa sempre più intelligente, le macchine dialogano tra loro e vengono così viene sfruttata l'IoT, la blockchain, il big data. Oggi però in questo congresso si parlerà di come ci possiamo illudere che questo paese con dei piani di transizione possono diventare, ci possa essere una vera rivoluzione tecnologica, ma la domanda che sono qui a fare a tutti voi è:
ma senza una formazione 4.0 e un capitale umano in grado di guidare questa transizione digitale, mi chiedo, riusciremo nel nostro intento, riusciremo a digitalizzare il nostro paese che ancora si colloca negli ultimi posti dell'indice DESI, l'indice di digitalizzazione? E questa è la sfida che dobbiamo percorrere. Per questo abbiamo bisogno di una visione, di una strategia che ci veda pronti a lavorare nel mondo della formazione e direi anche della contaminazione, perché è proprio nella contaminazione tra manifattura e innovazione, tra giovani e meno giovani, tra industria e università, tra Confindustria e AICA, che possono esserci quel potenziale che può permettere alle nostre imprese di tornare davvero a competere da domani mattina. E l'open innovation, vedremo come verrà affrontato, visto nelle tavole successive, è proprio la chiave per raggiungere questo match. E corporate venture capital, fintech, possono davvero rappresentare gli strumenti per raggiungere in questi obiettivi. Il lavoro che insieme con Confindustria, AICA, Università, Ministero dobbiamo fare è quello di divulgare sempre con maggiore tenacia e maggiore intensità quella che è la cultura dell'innovazione, perché fare innovazione non è una mentalità, è proprio un cambiamento culturale, perché noi in Italia sappiamo benissimo che di non avere una Silicon Valley, eppure siamo la seconda manifattura europea, eppure il Made in Italy è uno dei brand più conosciuti e più forti al mondo. Pertanto, se davvero riusciamo a collaborare, a fare delle sinergie, e i nostri mondi insieme possono creare quel sistema virtuoso che può rendere competitivo tutto il sistema paese, il sistema Italia. Grazie anche alle competenze che potranno che devono necessariamente svilupparsi all'interno delle nostre aziende, anche perché, come ahimè sappiamo, a breve ci sarà lo sblocco dei licenziamenti e quindi quello che ci sarà la vera sfida del domani, la sfida del 2021 probabilmente, è quella della rioccupabilità, e abbiamo bisogno di rioccupare nelle materie digitali i nostri collaboratori e crearne di nuovi, perché è solo quella l'unica strada da prendere, che è quella che poi ci indica l'Europa, che va dalla digitalizzazione al Green New Deal per le nuove e future generazioni. E se noi giovani imprenditori vogliamo che tutto quello che inizi con Next inizi da oggi, è il momento che possiamo davvero innovare il paese, e lo possiamo fare a braccetto, creando competenze con AICA, con la vostra formazione di altissimo livello all'interno del nostro sistema industriale, per rendere un'Italia più forte. Vi ringrazio, vi auguro un buon lavoro, lo seguirò con attenzione, vedo delle tavole davvero interessanti e porto i saluti del mondo di Confindustria. Grazie. Grazie a lei, dottor Aprile, per le sue parole. Passerei la parola a questo punto al Ministero dell'Istruzione che è in collegamento con la professoressa Anna Brancaccio. Prego, Anna. E purtroppo il collegamento della dottoressa Brancaccio è caduto, per cui le chiedo di andare avanti con il suo intervento. Va bene. La informerò appena rientrerà. Grazie, mi dicono che il collegamento è di nuovo caduto. Allora io passerei a una breve presentazione di qualche slide che ho preparato per illustrare quelli che sono gli obiettivi del nostro congresso. Parliamo del 57esimo congresso AICA, che è in continuazione, anche se il contesto e la situazione in cui ci troviamo oggi era inimmaginabile solo fino a qualche mese fa, dicevo, in continuazione di una discussione che è iniziata l'anno scorso a Napoli, ospiti della Federico II, quando durante il 56esimo congresso, che si intitolava Società della conoscenza e tecnologie dirompenti, competenze per il domani, abbiamo iniziato un dialogo tra gli attori della ricerca, dell'industria e dell'istituzione. In particolare ricordo che l'anno scorso con IBM e con Microsoft abbiamo parlato di cognitive computing, affrontando anche aspetti del semantic web e delle competenze relative. AICA crede in questa interazione ed è proprio da questa interazione costante, insieme alla disponibilità di risorse umane
dotate di competenze di qualità, in grado di governare l'innovazione che può determinare la trasformazione in società della conoscenza in forma compiuta e utile per il nostro Paese. Il congresso AICA 2020, organizzato per la prima volta online, si pone l'obiettivo di affrontare un altro tema, IoT e nuove professioni digitali, sottolineando però, come potete vedere nel titolo, il ruolo che in questo scenario hanno le tecnologie open, e questo attraverso un confronto con un'azienda leader nel settore a livello mondiale, Arduino, e con dibattiti con esperti e stakeholder del settore. Parleremo quindi di IoT, Internet of Things, Internet delle cose, che è la sigla che connota l'insieme delle tecnologie capaci di rendere gli oggetti e i dispositivi fisici generatori di dati, agenti di condivisione con altri oggetti, reali e o virtuali, e quindi rendere il mondo delle cose intelligente e smart. La prossima slide, per favore. Quando parliamo di IoT, a me viene in mente questo numero, un numero improbabile, come lo definisco io. Prego, prossima slide. Questo numero che possiamo leggere in modo sintetico in 340 sistilioni, circa 10 alla 38. Che cos'è? Prossima slide. Quando il protocollo IPv6, che è stato introdotto nel 2008, sarà perfettamente integrato con tutti gli altri protocolli esistenti, saremo in grado di indirizzare attraverso questo protocollo circa 10 alla 38 oggetti distinti. Prossima slide, per favore. Ora, dividendo questo numero improbabile con prossima slide, con il numero che sono i metri quadri della crosta terrestre, altre due slide avanti, grazie, otteniamo, ancora una, un numero che è comunque significativo, 655 triliardi, che sono gli oggetti indirizzabili per metro quadro della crosta terrestre. Mi viene in mente il termine SPIMES, Space, la crasi di Space and Time, che è un termine con cui lo struttore Bruce Stirling nel suo Shaping Things del 2005 definisce gli oggetti rintracciabili attraverso lo spazio e il tempo per tutta la durata della loro esistenza. Siamo di fronte a uno scenario in cui c'è proprio il mutamento del concetto dello spazio e del tempo, dei luoghi e non luoghi, della globalizzazione spinta all'estremo. Quindi siamo di fronte a uno scenario che i filosofi hanno definito con il termine surmodernità, in cui sarebbe più opportuno forse parlare non più di internet delle cose, ma di internet di qualunque cosa. Ma torniamo con i piedi per terra. E trasformare un oggetto smart, significa dotarlo di un insieme di sensori in grado di controllare i parametri interni all'oggetto, per esempio la batteria, il tempo di funzionamento, l'usura dei suoi componenti, e analizzare anche il mondo esterno, con per esempio umidità, temperatura, movimento degli oggetti, presenza di elementi chimici, eccetera. L'IoT possiede un potenziale applicativo enorme in moltissimi settori economici, dalle infrastrutture di pubblica utilità all'automotive, edilizia, settore farmaceutico, da trasporti alla logistica, da un'architettura, da un'agricoltura smart alla sorveglianza di pazienti all'interno di ospedali. Un mercato enorme che da un lato richiede competenze altamente specialistiche, ma dall'altro offre grandi opportunità professionali a chi possiede capacità di operare all'interno di questi mondi. Ma quali competenze sono richieste? Beh, come docente che opera in questo settore, ovviamente una mia idea, però qui voglio riportare, non la mia idea, ma voglio riportare l'analisi fatta dall'Osservatorio delle competenze digitali, che già nel 2018 aveva evidenziato 4.500 vacancy per quelle che sono state definite come potenziali nuove professioni e che includono
Artificial Intelligence Specialist, Big Data Specialist, Blockchain Specialist, IoT Specialist, Cloud Computing Specialist, Robotics Specialist. Io mi fermo qua, prossima slide, per favore, dichiaro aperto i lavori del congresso AICA 2020. Prossima slide, grazie. Come potete vedere, il programma prevede ora una sessione con due invited di grosso livello, che sono Fabio Volante, CIO di Arduino, e Giancarlo Capitani, presidente e socio operativo di Net Consulting, che è una holding che opera nel settore dell'analisi del mercato e della consulenza ICT. Io darei quindi la parola a Fabio Volante, che ringrazio da ora per la disponibilità a fare questo intervento, e ci parlerà del nuovo Arduino. Grazie professore, buongiorno a tutti e benvenuti a questo congresso. È con grande piacere che abbiamo accettato di partecipare, anche perché, diciamo, storicamente io sono un po' legato all'AICA, ho fatto la mia tesi di dottorato al Politecnico di Milano col professor Schreiber, e ormai tanti anni fa, cominciamo ad essere un po' anzianotti tutti quanti, e quindi è sempre un piacere ricollegarsi con colleghi, ex colleghi, professori su cui libri abbiamo studiato. E quindi volevo oggi raccontarvi un pochino la mia esperienza all'interno di questa realtà che è Arduino, che ovviamente è un'azienda che di fatto ha le radici in Italia. E sto cercando di condividere lo schermo, se lo vedete. Non so se riuscite a vedere il mio schermo. Spero. Sì, le confermo, ora lo vediamo. Perfetto. Vediamo la PowerPoint. Ok, perfetto. Allora, diciamo, era stata già menzionata nella sessione prima del mio intervento, ma il Arduino è un'azienda che nasce, se volete, un po' dalla ricerca e forse dall'eccellenza in Italia, che era questa iniziativa che è stata creata ad Ivrea nel 2001, che è l'Interaction Design Institute di Ivrea. E nasce per caso, sono un po' colpevole della nascita di Arduino per certi versi, perché ero andato in visita in questo istituto nascente, molto, molto visionario, molto rivoluzionario, come studente del Politecnico, e avevano chiesto a me se volevo insegnare elettronica ai designer. E ovviamente io, non avendo grandi conoscenze di elettronica, se non quel minimo indispensabile di corsi che abbiamo fatto al Politecnico, ho rifiutato. Ma ho suggerito alla preside della scuola di provare a sentire Massimo Banzi, che era un mio carissimo amico, uno dei cofondatori di Arduino, perché aveva delle conoscenze che potevano matchare molto bene con il profilo che stavano cercando. Quindi Massimo Banzi ha fatto poi il colloquio per diventare professore di elettronica all'Interaction Design Institute, e tutto di fatto è nato lì, perché l'esigenza che si era creata in questa scuola, molto creativa, era un'esigenza di fatto aiutare i designer ad aggiungere a degli oggetti fisici, a quello che poi diventerà il physical computing nel corso del tempo, dell'intelligenza. E allora Massimo inizialmente faceva dei circuiti custom per ogni progetto. A un certo punto gli venne l'idea di costruire una soluzione che potesse essere adattata e potesse essere utilizzata anche da persone senza particolari skill di elettronica, perché non dimentichiamoci che la cosa interessante, diciamo, di questo mondo è rendere di fatto accessibile la conoscenza a tutti quanti, in modo tale che tutti possano esprimere la propria creatività. A tal punto che poi è stata creata questa scheda, che poi è diventata l'Arduino 1, che è il prodotto più famoso di Arduino storicamente, forse molti di voi l'hanno vista. Non so se forse state vedendo la presentazione sbagliata, perché vedete una slide sbagliata. Chiedo scusa un secondo, qualche arcano motivo. Ecco. Ok, stavo facendo il tab sbagliato. Okay. Quindi
l'Interaction Design Institute di Ivrea era questo. L'Arduino Uno invece è quella che vedete in questa slide, cioè è la scheda di base della nostra offerta, anche se l'offerta si è evoluta moltissimo, e la nostra visione è quella di abilitare chiunque ad innovare rendendo semplice la tecnologia. La tecnologia utilizzando tra l'altro l'approccio open, che è stata la chiave di volta, la chiave del successo di Arduino. Quello che noi abbiamo fatto da allora è ovviamente costruire un'azienda attorno a questa idea e a questa visione. Un'azienda che poi è diventata molto grande, un'azienda che si porta dietro una comunità gigantesca, perché oggi stiamo parlando di circa 33 milioni di utenti che vengono ogni anno sul nostro sito, 500.000 utenti registrati sul nostro forum, 17 milioni di download all'anno del nostro ambiente di sviluppo, l'Arduino IDE, che viene utilizzato sia da persone, diciamo, maker, hobbisti, ma anche da tantissimi studenti nel mondo. Abbiamo recentemente raggiunto 1,5 milioni di utenti anche sulla piattaforma cloud, che è una piattaforma che ci consente agli utenti sia di sviluppare codice, sia poi di connettere i propri device. Quindi una comunità estremamente attiva che, vedete, sembra molto una comunità consumer, dove di fatto le nostre social property hanno diciamo, non sono a livello di Chiara Ferragni, perché ovviamente bisogna rispettare le priorità, però comunque per essere una comunità tecnologica vuol dire 1 milione di persone su Facebook non è un brutto risultato. Ecco, la slide che vedevate prima è questa che ho aggiunto alla presentazione principale, perché si parlava di Made in Italy, quindi ho fatto un'aggiunta last minute, non volevo rendere troppo commerciale la presentazione, ma volevo semplicemente dire che siamo estremamente orgogliosi, perché quelle radici, cioè il fatto di essere nati a Ivrea e di essere fortemente radicati sul tessuto italiano, anche se oggi siamo una multinazionale con sede centrale in Svizzera, uffici in mezzo mondo, tra cui uno dei più importanti in Svezia, a Torino e in Svezia, però il manufacturing lo facciamo in Italia, 100% dei prodotti sono assemblati in Italia, ovviamente i componenti vengono da tutto il mondo, e abbiamo che lavorano con noi un ecosistema molto complesso, fatto di aziende che producono circuiti elettronici, aziende che producono assemblano componenti, producono il packaging, assemblano poi i kit per mandarli sul mercato, la distribuzione, eccetera. Quindi diamo luogo ad un indotto che è abbastanza importante in Italia, nell'area principalmente di Strambino, con un'appendice a Biella e a Milano per la produzione dei prodotti high-end che vedrete dopo. Quindi siamo molto contenti di questo fatto. Andando al core del nostro argomento, diciamo che... Scusi, dottor Violante, le posso chiedere di mettere la modalità presentazione? Perché ora vediamo la PowerPoint. Ok, scusi. Così okay. Si vede? Grazie, sì. Perfetto. Allora, andando al core della nostra presentazione, un aspetto molto importante è che le persone che oggi sono legate allo sviluppo dell'IoT appartengono a differenti categorie. Abbiamo dagli ingegneri meccanici agli sviluppatori back-end, agli sviluppatori embedded, che sembra una percentuale abbastanza piccola che vedete sulla sinistra della slide, sono il 9%, quindi tra il 9 e il 15% di persone che teoricamente dovrebbero essere quelle deputate a fare IoT, ma IoT è talmente ampio come termine, come diceva il professore prima, che richiede una certa quantità di competenze per poter arrivare a delle soluzioni complete. Però, come vedete, questi silos sono molto verticali. È molto difficile che un front-end developer capisca di real-time operating system per fare dei sistemi embedded. Quindi c'è sempre una sorta di disconnessione tra le varie competenze che sono necessarie per fare delle soluzioni, che poi intimidiscono anche i clienti finali, perché se io sono un cliente finale devo approcciare la, chiamiamola così, IoT-izzazione di una soluzione partendo da questa enorme frammentazione di tecnologie e competenze, sono spaventato, specialmente se sono una piccola e media impresa che sono talmente radicate sul nostro tessuto che poi sono la maggior parte delle aziende. Quindi questa frammentazione può causare una sorta di divide, perché ci sono quelli che approcciano il problema dell'IoT e ci sono quelli che invece lasciano perdere perché è troppo complesso.
Il nostro scopo in questo ambito è quello di fatto di rompere un po' questi silos che si creano, rendendo la tecnologia semplice per chiunque da sviluppare e per proporre soluzioni di tipo end-to-end. Arduino è sempre stato alla base di tante innovazioni, devo dire, anche prima che arrivassi io. Io sono CEO di Arduino dal 2017, a seguito di un po' di maretta tra soci che ho aiutato un po' a risolvere. E mi sono appassionato talmente tanto ad Arduino che sono diventato anche un investor dentro Arduino dopo aver fatto il mio percorso di startup all'interno dell'incubatore del Politecnico di Milano, poi un periodo in BMC Software come CTO di una grande multinazionale del software. Poi sono approdato in Arduino e appunto da lì ho scoperto quanto era stata importante, diciamo, quanto era stato l'impatto di Arduino nel mondo. Le prime stampanti 3D sono state fatte con Arduino, tantissime stampanti 3D hanno l'Arduino Omega, che è uno dei prodotti flagship come motore, come cervello. Ma anche i droni sono nati di fatto utilizzando la tecnologia Arduino inizialmente. Oggi sono delle macchine estremamente sofisticate, estremamente complesse, ma anche quel settore lì è nato. E nel mondo della IoT ovviamente stiamo collaborando con tantissime startup che nascono da Arduino. Io ho citato esempi italiani, ce ne sono internazionali tantissimi. Per esempio, questa è un'azienda italiana del Nord Italia che è partita per fare soluzioni di smart agriculture. La cosa più carina che aveva colpito la nostra attenzione, perché solitamente l'agricoltura è legata all'irrigazione, no? Quando si parla di smart agriculture siamo tutti lì a irrigare meglio. In realtà questa azienda fa un sacco di prodotti, tra cui per esempio dei prodotti per misurare la crescita dei frutti attraverso dei calibri che vengono montati nei campi, e questo serve per avere anche la possibilità di non dover mandare personale remotamente per controllare la maturazione dei frutti, specialmente quando si tratta di soluzioni che vengono messe dentro campi magari non all'interno del territorio italiano o che vengono messe comunque in posti molto remoti. Questi sono esempi di startup che sono state create utilizzando soluzioni di IoT. In questo caso loro hanno utilizzato le soluzioni connesse di Arduino per fare dei prodotti più sofisticati. Poi ci sono persone che invece usano la tecnologia open di Arduino anche per in qualche modo andare a complementare il mondo dei PLC, che è un mondo comunque abbastanza importante, perché sono i motori, diciamo il cervello delle fabbriche, il cervello della produzione. È ovvio che è un settore dove ci sono leader established molto importanti come Siemens, come ABB, come questo tipo di aziende qui. Arduino è un complemento per questo tipo di soluzioni quando si tratta per esempio di interfacciarsi con il mondo della cloud, quando si tratta di magari fare delle soluzioni più gestibili all'interno dell'azienda, che nascano e muoiono all'interno dell'azienda. Quindi ci sono intere aziende startup che utilizzano la nostra tecnologia per poi costruire soluzioni più articolate. Una cosa che mi piaceva farvi vedere che Arduino è molto importante per le aziende. Mentre la gente pensa che Arduino sia una società, è un prodotto, comunque una serie di prodotti che sono fortemente legati al mondo dell'education, dei maker e degli hobbyisti. Se voi andate a guardare su LinkedIn e fate una ricerca, quasi la maggior parte delle aziende Fortune 500 hanno delle menzioni ad Arduino nelle loro richieste di personale. Da Coca-Cola ad Apple, Siemens, Amazon, Continental, T-System, tutte aziende grandi. Allora noi questa cosa qui l'abbiamo capita non tanto dalla nostra capacità di fare analisi sui nostri dati, perché normalmente noi vendiamo attraverso una catena distributiva molto articolata, ma l'abbiamo capita nelle fiere e poi online. Nelle fiere arrivano persone, ricordo un ragazzo di Roma che lavora a San Francisco alla Nissan Renault come chief engineer di uno dei gruppi di prototipazione sui veicoli elettrici, e loro utilizzano tantissimo Arduino in prototipazione per i veicoli elettrici. Altre aziende importanti nel mondo come Magneti Marelli utilizzano Arduino in produzione per il testing dei sistemi di iniezione elettronica. Il gruppo Seat Volkswagen utilizza Arduino in produzione dove devono fare dei test per delle combinazioni meccanica e elettronica. Quindi Arduino ha un impatto molto forte, soprattutto forma le persone su un aspetto che solitamente è dimenticato, che
il fatto che ce la si può fare, cioè anche un ingegnere del software, magari abbastanza sofisticato sul software, con nessuna competenza di elettronica, attraverso Arduino riesce a risolvere un problema pratico, riesce a mettere le mani su qualcosa che potrebbe sembrare un tabù. Generalmente quando noi intervistiamo gli informatici scopriamo per esempio che per loro l'hardware è una specie di dato di fatto, e oggi col cloud è ancora più lontano dalla loro esperienza. Per loro un computer è una virtual machine che gira da qualche parte, un container Kubernetes che gira da qualche parte in un data center, no? Quindi sapere che con Arduino queste persone si possono avvicinare e capiscono delle problematiche molto più semplici per certi aspetti, ma molto più importanti quando poi si tratta di fare una soluzione che abbia a che fare col mondo fisico, è una cosa che ci riempie di orgoglio e che, sulla quale stiamo puntando moltissimo. Diciamo, noi come azienda oggi siamo strutturati su tre business unit, una che è legata all'education, quindi un'offerta curricolare, credo che ci siano degli interventi poi un po' più specifici nel corso del convegno, per cui non mi dilungo più di tanto. Quindi education da una parte, poi abbiamo una divisione che si occupa dei maker e degli hobbisti, e una terza divisione che è la più recente, che si occupa di prodotti per il mondo professionale, e abbiamo cercato di indirizzarla in questo modo. Ora, per quanto riguarda la nostra visione nell'IoT, noi abbiamo creato una visione che è basata fondamentalmente su alcuni pilastri. Da un lato c'è l'hardware, che è quello famoso e quello che ci dà da mangiare come azienda. Oggi siamo più di 120 persone sparsi tra Italia, Svezia, America e Svizzera, e poi altre 8 nazioni dove abbiamo persone sparse. E quindi noi che cosa facciamo? L'hardware, facciamo dei tool di sviluppo, che sono sia tool da installare come l'Arduino IDE, sulla quale peraltro stiamo lavorando pesantemente, una delle aree di investimento più ampie che abbiamo per aggiungere delle funzionalità a lungo richieste dalla comunità, che erano rimaste un po' nel cassetto e che quando io mi ero insediato come CEO avevo promesso al mondo che avremmo fatto. Fortunatamente tra la fine di novembre, dicembre, primi dell'anno, dovremmo uscire con la nuova versione dell'ambiente di sviluppo che include le funzionalità interessanti. Non vi faccio spoiler perché comunque c'è una presentazione di Ubi De Feo, che è un collega che sta lavorando a capo del product management di quell'unità. Quindi creiamo questi tool di sviluppo sia on-premise sia on cloud, e poi abbiamo una grossa importanza della cloud, che è stata un po' trascurata anche nella nostra strategia in passato, dove abbiamo di fatto separiamo due cloud: una cloud legata al people, quindi la condivisione di conoscenza che passa attraverso tutti gli strumenti web che noi possiamo mettere a disposizione, i forum che stiamo modernizzando, delle information bases, knowledge base sparse su tra GitHub, real-time chat, eccetera. E poi una Things Cloud, cioè dare la possibilità alle persone di connettere i loro device, crearne delle dashboard mobili, che è la nostra offerta che si chiama Create. Se andate su internet, su create.arduino.cc, trovate un mondo di oggetti a molti sconosciuto che si possono collegare attraverso la nostra cloud. Per noi il ciclo è molto semplice: vogliamo portare le persone dall'apprendimento fino alle operation, e per fare questo ovviamente servono una serie di strumenti di apprendimento, strumenti di sviluppo, strumenti poi per l'implementazione, che hanno a che fare poi per esempio quando un prodotto deve andare in produzione, con la longevità, la certificazione dei prodotti, la strutturazione industriale dei componenti che mettiamo sui prodotti, eccetera. E poi per quanto riguarda le operation ci sono tutti quegli aspetti legati al ciclo di vita dei prodotti, tra cui appunto la firmware over the air update, questo tipo di aspetti, piuttosto che la costruzione di dashboard, la costruzione di vere e proprie applicazioni, le API per interfacciarsi, eccetera. Noi di fatto stiamo cercando di implementare questo end-to-end approach. Non siamo ancora al 100% del nostro journey sulla cloud, ma stiamo lavorando moltissimo. Stiamo lavorando sul software stack, stiamo lavorando sulla parte di back-end, stiamo lavorando sulle interfacce. Ci tengo a dire che uno degli aspetti più critici per Arduino non è tanto quello di fare le cose, ma è quello di farle in maniera semplice, in maniera comprensibile da parte degli utenti. E questo è un aspetto molto critico, perché da noi, per esempio, il gruppo di design è uno dei gruppi più importanti dell'azienda, con circa 12 persone che ci lavorano. Credo che sia uno dei più grandi gruppi di design, probabilmente il 10% della forza lavoro dedicata al design non è molto comune in aziende manufatturiere, in aziende che comunque sono come noi.
Questi sono alcuni esempi di quello che potete trovare sul nostro web per quanto riguarda il tool cloud, ma non mi dilungo più di tanto. Volevo spendere qualche minuto per quanto riguarda invece l'approccio che noi stiamo avendo all'IoT. L'approccio di fatto passa per la costruzione di hardware che ha cercato di sintetizzare un po' gli aspetti cruciali che fanno parte dei nodi. Diciamo, l'approccio che noi stiamo sponsorizzando è un approccio tipo Lego, dove in realtà vogliamo mettere nelle mani dei progettisti, dei designer, dei clienti finali, degli oggetti che siano dei building block che possono essere poi utilizzati per sviluppare delle soluzioni IoT. Allora abbiamo cercato nel corso degli anni di sintetizzare tutti gli elementi che secondo noi sono importanti per costruire un nodo sicuro IoT e li abbiamo messi insieme dentro delle schede. Come vedete una rappresentazione grafica in questa slide, dove forniamo un prodotto certificato che ha un ampio raggio di opzioni di connettività, quindi perché non tutti i progetti IoT sono uguali, ci sono progetti IoT che richiedono low power e che richiedono di connettersi per esempio con Narrow Band IoT oppure con Cat M1, ci sono dei progetti invece che richiedono molta potenza di calcolo e non hanno un problema energetico, eccetera. L'idea è stata di costruire questi building block con lo stesso form factor dove tanti aspetti sono stati già presi in considerazione dai nostri progettisti, dalla ricarica delle batterie alla sicurezza, col fatto che abbiamo introdotto su tutte le schede degli hardware secure crypto element, e quindi questo semplifica moltissimo tutta la parte di autenticazione, la parte di poi gestione della crittografia, rendendo il progetto molto più semplice per gli utenti finali. Questo per quanto riguarda l'hardware, poi architetture molto più potenti rispetto alle prime Arduino che molti di voi utilizzano e conoscono, perché architetture di base di Arduino erano 8-bit, erano basate su tecnologia AVR, mentre oggi siamo su architetture Cortex molto più sofisticate, dove la scheda che vi faccio vedere fra qualche slide è una scheda per esempio dual core con Cortex M7 e Cortex M4, che funziona a 500 MHz, quindi stiamo parlando di tecnologie che sono molto molto più sofisticate rispetto a quelle con cui è stata bollata Arduino in passato. Ora, abbiamo portato avanti questo approccio negli anni, diciamo, 2018-2019 fino a completare una gamma di prodotti che si chiama MKR, dove vedete su questa slide le varie opzioni di connettività e poi gli accessori per queste schede. Essendo l'ambito molto legato alla ricerca dell'AICA, volevo sottolineare un prodotto sul quale non abbiamo fatto moltissima pubblicità, ma che continua a spingere il mondo universitario, che è quella che vedete in alto a destra, che è la scheda Vidor, si chiama. È una scheda in cui abbiamo combinato l'approccio che avete visto prima pure con l'FPGA. Quindi c'è la possibilità di fatto di avere una sorta di super coltellino svizzero che può essere utilizzato dagli studenti, che può essere utilizzato dai ricercatori, per poi fare prototipazione anche di digital signal processing legato ad applicazioni IoT di una certa sofisticazione. Il modello, diciamo, nostro è quello che vi citavo prima, del Lego, quindi noi lo chiamiamo panino internamente come approccio, cioè l'idea è di combinare il modulo col pensiero con i vari accessori di interfacciamento, per esempio RS485, piuttosto che interfacciamento con sensori di varia natura, infilarlo dentro un enclosure con la batteria e l'antenna e poi costruire un nodo che può essere utilizzato per la prototipazione. Dopodiché questo approccio funziona anche su medi volumi. Le aziende che vi citavo prima comprano i nostri mattoni elementari, li infilano dentro delle loro specifiche schede o prodotti finiti, ci scrivono il software e lo vendono sul mercato. Per poi abilitare soluzioni custom. I nostri disegni sono open, quindi chiunque può prenderli. Noi possiamo anche mettere a disposizione un ecosistema di costruzione, di manufacturing, con dei programmi specifici che abbiamo. E quindi l'abbiamo, diciamo, questo è l'approccio che stiamo portando poi per scalare sui volumi grandi di prodotti costruiti su base Arduino. Un ultimo punto che volevo citare era l'evoluzione. Allora, vi ho citato il discorso che oggi noi abbiamo una divisione che si occupa di prodotti professionali. E con questa divisione che si occupa di prodotti professionali abbiamo lanciato dei prodotti molto più sofisticati che si rivolgono un po' a delle applicazioni verticali. Uno di questi si chiama Arduino Edge Control, che di fatto risolve un problema che ci è stato sollevato sia in ambito industriale sia in ambito accademico,
cioè quello di avere la possibilità di avere una, diciamo, la potenza di Arduino, ma applicabile già sul campo attraverso la gestione del power management solare, la ricarica di batterie e la possibilità di avere opzioni molto flessibili di connettività. Il risultato è comunque un prodotto che, e poi io manderò le slide, potrete vederlo più in dettaglio, che non è stato ancora annunciato pubblicamente, quindi vi do una piccola anteprima, però è un oggetto che ha delle caratteristiche industriali, sia in termini di temperatura dei componenti, sia poi di caratteristiche di interfacciamento, e questo è un esempio di quello che stiamo facendo in questo ambito. Un altro esempio importante è l'esempio che vi citavo prima, è la Portenta H7, che è l'ultima scheda che è nata del mondo Arduino, che apre un altro mondo, apre il mondo dell'intelligenza artificiale applicata ai nodi IoT, per cui mentre prima stavamo parlando di schede che comunque hanno un processore che gira a qualche decina di megahertz, quindi va benissimo per applicazioni di microcontrollori, diciamo, in questo caso stiamo parlando sempre di microcontrollori, quindi è un mondo diverso rispetto probabilmente a ciò a cui siamo abituati come informatici a data center con GPU. In questo caso qui è una scheda molto potente che va a rivolgersi al mercato professionale prevalentemente, ma tantissime università ce la stanno chiedendo per insegnare e anche per fare applicazioni, per esempio, di robotica, per fare applicazioni di sensing molto avanzato. Una scheda che comunque spinge il limite anche delle nostre capacità produttive. Noi su questa scheda abbiamo un livello di integrazione, potete immaginare per chi di voi si occupa di elettronica, molto sofisticata, che rende addirittura ancora più importante il concetto del blocco Lego prefatto, perché vi assicuro che costruire questa scheda multilayer con livello di integrazione, con livello di qualità, con livello di manufacturing che è richiesto, non è una cosa per tutte, per tutti. Quindi abbiamo cercato, come nella nostra missione, di democratizzare anche la costruzione di oggetti molto sofisticati, in modo tale che siano resi poi accessibili a tutti quanti per poi svilupparci delle applicazioni sopra. E lungo questa linea abbiamo sviluppato degli accessori anche, per esempio anche questa viene utilizzata molto adesso in alcune università statunitensi, che è una scheda che si chiama Portenta Vision Shield, è una telecamera ultra low power che si applica come accessorio a quella scheda che avete visto prima per fare applicazioni di machine vision a batteria. Quindi sono applicazioni assolutamente importanti oggi, perché il mondo qui, diciamo, del machine vision e dell'intelligenza artificiale sull'edge spesso prende la connotazione di grandi dispositivi con grande potenza di calcolo, cioè piccoli dispositivi con grande potenza di calcolo, mentre nel nostro caso stiamo applicando l'approccio microcontrollore, architettura molto semplice, battery power, anche per applicazioni di AI. E lungo queste linee, diciamo, chiudo dicendo che secondo noi, diciamo, il miglior modo per capire che cosa l'IoT può fare per le persone è quello di farle. Non c'è altro modo, no? Quindi Arduino è un coltellino svizzero, ma è anche un'azienda solida che può supportare sia la ricerca, che può supportare sia l'attività poi professionale industriale. E quindi ci teniamo a che ci consideriate dei partner nei vari ruoli che ovviamente l'audience ha, perché so che c'è una grande, grande varietà, molte persone legate anche all'ex mondo dell'Olivetti, su cui noi appunto siamo nati e su quale stiamo investendo, cercando di mantenere i posti di lavoro in Italia, cercando di fare il più possibile in Italia con tutto quello che comporta, perché quando si tratta di produrre prodotti di questa complessità, vi assicuro che l'Italia non è il primo posto a cui la gente pensa, quindi fare anche questi prodotti qua in Italia è stata una grande sfida nella sfida. Quindi io mi fermo qui e sono più che disponibile per eventuali domande nella sessione di Q&A. Mi dà la parola? No. Ok, grazie veramente all'ingegner Violante. Ha toccato tutta una serie di punti, di argomenti che saranno oggetto sicuramente di discussione durante le sessioni che seguono. Ho un'anima un po' maker, per cui gioco con Arduino, uso questo termine, no? Perché in effetti Arduino solletica, stimola.
ma su questo poi ci ritorneremo durante questi due giorni. Prima di dar la parola a Capitani, siamo riusciti a fare il collegamento con Anna Brancaccio del Ministero dell'Istruzione. Allora, il Giancarlo, ti perdonami, do la parola ad Anna Brancaccio che ci porta i saluti del Ministero dell'Istruzione. Prego Anna. Sì, buongiorno, mi fa molto piacere partecipare a questa edizione un po' anomala del congresso dell'AICA, a cui ho sempre partecipato in presenza, oggi in maniera virtuale. Io sono qui al Ministero e ho avuto un po' di difficoltà nel collegamento, ma ci siamo riusciti. Porto il saluto della dottoressa Palermo, che è impegnatissima, siamo tutti un po' impegnati in questo periodo qui al Ministero, però nulla mi ha impedito di portare il saluto a questo evento molto importante che è il congresso dell'AICA. Domani sarò presente su un tavolo tecnico per parlare appunto dell'IoT nella scuola faremo una serie di considerazioni estremamente puntuali proprio per vedere un po' qual è la situazione oggi in Italia rispetto a questo argomento. Ho seguito una parte della presentazione del dottor Violante, è molto molto interessante. Abbandonerò la seduta perché ci sono delle incombenze a cui devo attendere assolutamente nelle prossime ore, però domani ci sarò e scambieremo delle osservazioni, delle opinioni veramente che saranno utili anche a noi qui del Ministero. Quindi buon lavoro, grazie di avermi fatto appunto fare questo saluto e ci vediamo domani. Grazie Anna. Allora domani proseguiamo con i lavori a questo punto do la parola a Giancarlo Capitani, Net Consulting, holding che opera nel settore dell'analisi di mercato e della consulenza ICT, ma Giancarlo Capitani è anche professore presso il Politecnico di Milano, dove svolge attività didattiche di ricerca sull'impatto delle innovazioni tecnologiche sui distretti industriali e le aree metropolitane. Prego Giancarlo. Grazie. Grazie ovviamente per l'invito. Nel mio intervento parlerò della situazione dei trend delle competenze digitali in Italia, contestualizzando questi dati e questi ragionamenti nello scenario evolutivo del mercato, nello scenario evolutivo delle tecnologie e considerando le nuove filiere digitali che si stanno formando grazie proprio alle nuove tecnologie. Cosa ci dice il mercato? Ma ci dice delle cose importanti che sono controintuitive rispetto al pessimo andamento generale dell'economia e più in generale di quello che stiamo vivendo. I messaggi sono, diciamo, pur negativi, importanti. Perché? Perché il mercato decresce meno, almeno nella nostra previsione di giugno, poi le stiamo aggiornando queste previsioni, e vi anticipo che saranno migliorative rispetto a queste, rispetto anche a delle visioni catastrofiste come che stanno dando i nostri colleghi a livello internazionale. Il mercato, secondo questa previsione, decrescerà del 3,1% contro l'8% previsto a giugno di decrescita dell'economia nel DEF, per avere poi un effetto rimbalzo nel 2021, grazie anche ai fondi, quando e se arriveranno, del Next Generation EU. Ci sono due ragioni per cui questo mercato è resiliente. La prima ragione ce la dice Istat,
che ha fatto una rilevazione su un panel molto ampio di aziende a giugno di quest'anno, da cui emerge che ovviamente tutte le aziende, la maggior parte delle aziende, ha reagito al lockdown di marzo, di marzo-aprile, con lo smart working. Ma il dato più importante è quello che vedete riquadrato. C'è stata una forte accelerazione della transizione digitale, così l'ha definita Istat, che ha interessato non solo le grandi imprese, come vedete dall'istogramma più a destra, ma anche le medie e le piccole di fascia più alta. Quindi c'è stata una sorta di diffusione di una consapevolezza che il digitale ha una rilevanza importante nella vita delle aziende, in questo caso nella resistenza degli eventi esogeni così traumatizzanti. Il dato però più importante, questo è un dato di congiuntura, il dato più importante è questo. C'è una ragione più di fondo ed è che già prima dell'emergenza era in atto un processo intensivo di digitalizzazione, soprattutto presso le imprese grandi e medio-grandi, che ha determinato e ha trainato la crescita dei segmenti più innovativi del mercato. E vedete tra questi il cloud, l'IoT, il mobile, sono le componenti più importanti di questo mercato che sta crescendo rapidamente. Vedete che l'incidenza di queste componenti innovative sul mercato totale, che include anche in questo caso le telecomunicazioni, raggiunge quasi il 20% rispetto a un 13% di 3 anni prima. Quindi una velocità di digitalizzazione che già esisteva all'interno del sistema Italia, pur arretrato rispetto all'Europa, e che risulta molto importante. Questi trend, secondo le nostre previsioni, riceveranno un boost molto importante dal 5G, che farà proprio nella combinazione con IoT e cloud, costituirà la piattaforma che abiliterà la formazione di nuove filiere digitali. E vedete, noi abbiamo fatto delle ipotesi di nuove filiere all'interno dei principali settori economici che si configureranno come ecosistemi di soggetti sempre più digitalmente interconnessi. E quando parliamo di soggetti human e, riferendoci all'IoT, di soggetti, tra virgolette, non human. Questo è il quadro tendenziale che noi vediamo e che comunque paradossalmente il lockdown tenderà ad accelerare piuttosto che a frenare. Allora, in questo quadro, in questo scenario, ci siamo chiesti e ci dobbiamo chiedere quale sia il fabbisogno di competenze digitali, in una situazione ovviamente di profonda discontinuità di riferimento. Spesso il tema delle competenze digitali viene trattato nei convegni, nei contributi che vengono dati, nelle misurazioni di questa situazione, viene trattato in modo, a mio parere, ideologico, perché non viene contestualizzato all'interno di trend, diciamo, di un mercato che si sta muovendo molto rapidamente e soprattutto di una domanda di tecnologie che sta evolvendo molto rapidamente. Allora, quali sono i riferimenti dal punto di vista dello scenario tecnologico? Una risposta molto importante ci viene data da un recentissimo studio pubblicato il 5 ottobre dal World Economic Forum sul futuro del lavoro in Europa e nel mondo. Che cosa ci dice il World Economic Forum? Che le 4 aree tecnologiche che si svilupperanno maggiormente da qui al 2025 sono il cloud, i big data, gli analytics ovviamente, l'IoT e tutto il tema della cyber security. Ho voluto circolare queste 4 aree tecnologiche per dire che non dobbiamo commettere l'errore di vederne lo sviluppo separatamente, a silos. Dobbiamo interpretarli come cluster, dove, diciamo, è l'insieme di queste tecnologie che poi costituirà la piattaforma su cui verranno costruiti nuovi servizi, nuovi prodotti, come ci ha anche indicato l'intervento di Arduino. Quindi è rispetto
a questi trend che dobbiamo interrogarci su quali siano i fabbisogni di competenze. Dunque, qual è la situazione in Italia delle competenze digitali? Direi drammatica. Questa è la situazione, vedete quella freccia, quando si dice noi siamo agli ultimi posti per il livello di digitalizzazione, ci dimentichiamo che siamo all'ultimo posto per quanto riguarda le competenze. Questi sono i dati del ranking del Digital Index della Commissione Europea di giugno. E siamo all'ultimo posto sia per le competenze di base che per le competenze avanzate. Quindi c'è una situazione che noi definiamo di emergenza paese e di cui purtroppo non c'è molta traccia nelle discussioni che si stanno facendo e nelle proposte che si stanno elaborando all'interno del Recovery Fund. Questa valutazione, diciamo che è di tipo macroeconomico, viene vissuta allo stesso modo dalle imprese. Qui ci sono i risultati di una nostra survey sulle grandi imprese italiane, sulle 100 grandi imprese italiane. Le risposte sono dei CIO che ci dicono, ci indicano quali siano, lo vedete, le competenze richieste, e qui stiamo parlando di competenze hard, competenze digitali, competenze tecnologiche, e il 72% quasi dei rispondenti giudica insufficienti le competenze interne e ricorre a fornitori esterni, che sono prevalentemente dei vendor. Quindi si mette nelle mani di vendor che ovviamente traggono profitti dalla fornitura di queste competenze. La cosa più negativa e che concorre, diciamo, a rendere questo un problema paese è il fatto che, lo potete osservare da queste diverse percentuali di questa torta, potete osservare come le imprese, le stesse aziende che giudicano scarse e insufficienti le loro competenze interne, facciano poca formazione, dedichino pochi investimenti alla formazione delle competenze stesse, in una situazione in cui di fatto non esiste un mercato del lavoro strutturato per quanto riguarda le nuove competenze, le competenze di frontiera. Teniamo anche conto in questo quadro che non esiste soltanto un problema di nuove competenze, ma esiste anche un problema di reskill, di competenze esistenti all'interno delle aziende. E tenete conto soprattutto che i cicli di vita delle tecnologie e delle competenze sono sempre più brevi, quindi questa necessità di fare reskill è una necessità che le aziende devono vivere come un processo costante, non come un processo che avviene sporadicamente e, diciamo, in modo discontinuo. Qual è il quadro quantitativo? Ce lo dice l'ultima edizione dell'Osservatorio Competenze Digitali, citato nella sua introduzione dal professor Adorni. Noi abbiamo un gap di 94.000 unità in termini di competenze digitali mancanti, in un'ipotesi giudicata con questo linguaggio strano, nell'ipotesi ottimistica dall'Osservatorio Competenze Digitali, e di 64.000 nell'ipotesi più conservativa. Quindi vedete numeri molto alti, ma vedete anche che c'è una coda, la parte verde, che dice c'è bisogno di un replacement o di reskill di competenze digitali che sono via via obsolete, che è misurabile in circa 20.000 unità. Quindi sono numeri estremamente importanti a fronte di una formazione pubblica di nuovi competenti che è molto scarsa e di cui credo parlerà domani nel suo intervento il professor Ferretti. Ci sono però alcune questioni aperte che vanno al di là di queste misurazioni quantitative sulle competenze e ne indico alcune, poche, ma che mi sembrano molto importanti. La prima
che noi continuiamo a parlare di competenze digitali facendo riferimento alle tecnologie. Ma c'è una componente che sta diventando sempre più importante nella misura in cui, e tutti lo sappiamo, le tecnologie vengono via via incorporate all'interno dei processi di business. E quindi, lo vedete anche con il successo, lo sviluppo di metodologie nuove di sviluppo, il DevOps, l'Agile, come si creino dei gruppi nativamente congiunti tra uomini delle tecnologie e uomini di business. Quindi in qualche modo spariscono le differenze nette tra tecnologie e business. Quindi, diciamo, le competenze vere richieste richiedono una combinazione tra capacità di conoscere, di vedere, di utilizzare le tecnologie e capacità di incorporarle all'interno dei processi di business, accompagnando tutto questo a due caratteristiche, due qualità. Uno è la creatività, cioè la capacità di interpretare in modo all'insegna della discontinuità le innovazioni aziendali. E l'altra questione è quella della gestione intelligente di risorse umane che abbiano ovviamente delle qualità. Queste tre componenti ridisegnano in qualche modo la figura del nuovo competente di alto livello. Nuovo competente di alto livello che possiamo con una proxy molto, molto rozza, ma identificare, se volete, nel talento, che è la massima espressione, diciamo, del competente che racchiude queste tre caratteristiche. Questa allora è la situazione di come le aziende stanno vivendo la questione dei talenti. Nella parte sinistra della slide abbiamo chiesto alle aziende, sempre di quel campione delle prime 100 aziende italiane del settore privato, quali sono i principali elementi che rendono attrattiva un'azienda dal punto di vista del talento, il brand. Questa è una risposta apparentemente banale, ma una conseguenza grave per le aziende italiane, che i talenti interpretano come attrattività del brand il brand delle grandi aziende internazionali, non il brand delle aziende italiane, magari le più evolute, innovative, di fatto, diciamo, le aziende che esprimono l'eccellenza tecnologica in Italia. Questo è un punto fondamentale che andrebbe messo a fuoco. E poi, risposta interessante, secondo me, nella parte destra della slide, quali sono i canali di reclutamento? Non sono più i canali tradizionali, le società di recruiting, sono i canali social, sono i canali informali, sono le referenze, sono il rubare il talento al concorrente e fortunatamente ci sono anche le università. L'altra questione strutturale è quanto il sistema della formazione pubblica sia in grado di colmare questa domanda crescente di nuove competenze. E anche qui una risposta importante ce la dà l'Osservatorio delle competenze digitali, a cui peraltro AICA è associata e a cui contribuisce fattivamente. E vedete, qui abbiamo un mismatch, abbiamo una quasi, se volete, eccedenza di diplomati e un gap molto grave di laureati, misurabile in 11.500 unità da qui al 2021, all'anno prossimo, nell'ipotesi più conservativa, e di 28.500 unità nell'ipotesi più ampia. Tenete conto che il sistema universitario produce, scusate questo termine, produce laureati STEM nella misura di 8.000 unità all'anno. Quindi siamo in una situazione di gap molto profondo e io credo appunto che bisognerebbe focalizzare questo tema, indirizzare al governo un allarme di questo tipo che è un allarme paese. Un'ultima considerazione che nasce
da uno dei principali risultati dello studio che ho citato del World Economic Forum, e cioè che le due più importanti barriere all'adozione di nuove tecnologie sono la scarsità di risorse competenti, lo vedete, e la scarsa capacità di attrarre talenti, esattamente i due gap più importanti che ho segnalato nella mia presentazione. Lo shortage, la scarsità di budget, è solo al sesto posto. Non stiamo parlando di quattrini disponibili. E questo, diciamo, è il paravento dietro il quale si trincerano tante aziende italiane che, a fronte della lamentazio di non avere competenze necessarie, non fanno nulla o fanno poco per formarle. La considerazione finale che voglio fare alla luce di questa slide e di quanto ho detto, che i 40 miliardi circa dei 209 che ci sono stati promessi nel piano Next Generation EU, i 40 miliardi che il governo dice che verranno destinati alla digitalizzazione, avranno un impatto inconsistente sulla vera digitalizzazione del paese se questo non verrà, questa dotazione enorme di risorse economiche non sarà accompagnata da un'altrettanto e forse ancora più importante dotazione di competenze digitali. Quindi diamoci tutti da fare perché questo avvenga, perché questa è la vera emergenza. E vi ringrazio. Grazie Giancarlo per questo quadro che ha aggiunto una serie di punti e di stimoli. Io passo il testimone a questo punto a Bruno Lambroghini che come da programma dialogherà con voi attiverà una discussione con voi. Bene. Grazie Giovanni. Grazie Giovanni. Ecco, io dico, vorrei iniziare con un mio commento personale che ho già fatto a Violante in precedenza, prima ancora dell'avvio di questo congresso, e che cioè io ho un vecchio rapporto, un antico rapporto con Arduino. Mi fa piacere di nuovo parlare oggi di Arduino, perché il mio rapporto nasce proprio nel 2001, quando a Ivrea nasce l'IDI, l'Interaction Design Institute, in cui ero nel consiglio per un certo periodo, e devo dire che è stata un'idea straordinaria questa. Purtroppo non ha potuto proseguire anche per motivi economici, quando a un certo punto si è deciso poi di chiudere questa bellissima operazione, che era effettivamente ha creato un'infinità di innovatori, no? E tra questi certamente Banzi e gli altri amici che hanno creato Arduino. Devo dire che questa miniera di innovazione è una cosa che poi si è allargata, estesa. Ci sono tanti provenienti da Lidi che oggi lavorano in start-up, in iniziative nuove, molto belle, molto interessanti, che io intanto ho l'occasione di incontrare. Poi devo dire che anche ho avuto modo di conoscere Arduino anche negli studi tecnici in cui sono andato qualche volta a incontrarmi e vedevo i ragazzi che stavano ore e ore anche fuori orario a lavorare attorno a questa piastra, questa piattaforma, no? E soprattutto avevano una capacità incredibile di progettare al di là dei docenti. Stavano dicendo: non lasciateci lavorare perché abbiamo delle idee in testa. Allora, da una piastra di hardware fredda che nascano delle idee innovative è una cosa stupenda, no? Da questo punto di vista. E questo sta diventando sempre di più. La robotizzazione, la robotica ormai si basa su Arduino. Ma anche io ho frequentato e frequentato nel mio corso di master in cattolica, sono andato spesso a trovare il mio amico Massimo Temporelli, che forse Violante conosce, no? Che il Fab Lab di Massimo è un riferimento troppo importante là fuori in Corso Lodi, no? Beh, nel co-working, no? È un discorso interessante, perché ho visto utilizzare Arduino per la stampa 3D, per tutte queste innovazioni che si stanno allargando. Anche la stampa 3D da
un'iniziativa tecnologica limitata sta esplodendo, no? Anche questa. E AICA addirittura nel 2015 organizzò un congresso dedicato proprio alla stampa 3D, quindi ancora in maniera quasi anticipatrice di quello che poi è avvenuto. Io ho visto anche, ho sentito oggi Violante molto bene, e ho sentito e ho visitato il sito web di Arduino proprio ieri, e ho trovato che effettivamente c'è un ventaglio straordinario di attività. Io ho trovato molte olivettianità in questo sito web, cioè una si parla di una learning community aperta, un design open hub, no? Una base che c'era una frase poi che mi ha colpito anche nel sito web: empower scientists and artists of the future, cioè quello mettere assieme scienziati ed artisti e gente che creativa, culturalmente creativa, è un fatto straordinario. L'Italia è un paese adatto per fare questo e credo che su questo dobbiamo lavorare, dobbiamo avere tutte le nostre energie, le nostre speranze. La ricerca del design, della bellezza olivettiana, dell'umanesimo e tutto quanto. E credo che il rapporto, la vostra attività, no, education, sia estremamente significativa, no? Di questo ne parleremo domani, ma mi sembra importante questo, voi pensare come community educativa, questi kit che servono ai ragazzi per imparare a utilizzare la tecnologia per l'apprendimento, no? Perché non parliamo più di education, non parliamo più di formazione, parliamo di apprendimento continuo, ragazzi. Qui se non apprendiamo continuamente non c'è verso. Insomma, oggi la scuola è ancora una catena di montaggio chiusa, una tantum, che è una follia in un mondo come questo in cui siamo entrati, in cui c'è un cambiamento non solo quotidiano ma orario. A questo punto dico, bisogna entrare in un processo di apprendimento continuo ed è questa la sfida che noi abbiamo. Ora, questa rivoluzione delle tecnologie open, in cui io credo molto, no? Perché anche a Ivrea abbiamo creato un hardware e software open community, open academy, dedicata ad Adriano Olivetti, no? Ma è assolutamente importante questo discorso, che le tecnologie open source possono diventare un motore di cambiamento, di democratizzazione dei bit, io lo chiamo, la democratizzazione dei bit, cioè che i bit non sono più nelle mani di pochi esperti, ma diventano patrimonio di tutti. E mi riferisco anche al fatto che diceva Capitani a proposito del lockdown. Noi abbiamo visto che il telelavoro, diciamo telelavoro, ma qualcuno l'ha chiamato smart working, sperabilmente deve diventare tutto smart working. Questo ha cambiato moltissimo. Pensare che di 8 milioni, 10 milioni, quante sono le persone che ormai anche in questa seconda fase dovranno andare a lavorare a casa, ma che tutti i giorni, quotidianamente, lavorano su un computer, gestiscono delle reti di comunicazione. Questo è un cambiamento radicale. Se questo non riesce a cambiare un po' la nostra cultura, come diceva Capitani, siamo indietro in Italia, siamo agli ultimi posti, tutte le classifiche ce lo mettono, no? Questo può essere una spinta. Allora l'open source, la tecnologia open può diventare un altro strumento di spinta verso questo cambiamento. Credo che è un problema grosso questo qui, perché abbiamo tecnologia abbondante, abbiamo spesso è accessibile, è disponibile, anche se ci sono ancora dei problemi di connettività, perché siamo ancora lontani da una presenza di bande di accesso di connettività sufficientemente adeguate. Parliamo tutti di banda larga, di fibra, eccetera, ma siamo ancora ben lontani da questo punto di vista, però una strada che si sta percorrendo, certamente. Quello che manca, quello che diceva Capitani, è la carenza di conoscenze, di utilizzo applicativo adeguato, di competenze professionali adeguate, ma anche di competenze digitali applicative da parte di tutti, di tutte le attività, di tutte le professioni. Allora, su questo credo che sia il punto critico su cui porterei il discorso sia con Violante che con Capitani. Partiamo da Violante, cioè voi avete un concetto di learning community, allora volete andare avanti anche non soltanto per portare degli oggetti fisici che diventano strumenti per innovazione, ma dovete facilitare anche l'apprendimento di questo
processo innovativo, che in modo possa essere andare. Nelle scuole avete già previsto dei kit di learning e cose di questo genere, molto interessanti. Ma pensiamo anche, i makers non hanno bisogno troppo di apprendimento perché sono autoapprendimento. Ma in realtà quello che dicevamo è il terzo settore, il professionale, l'area professionale, il riuscire evidentemente a portare queste competenze nel mondo industriale, nel mondo delle imprese, ed è quello che Piani ha messo in evidenza con la sua analisi, che cioè c'è una mismatch tra le possibilità, tra offerta e domanda di competenze. Perché le aziende hanno bisogno oggi, pensate a Industria 4.0, di Calenda. Io mi sono arrabbiato sempre perché hanno messo all'ultimo, non hanno mai messo un adeguato investimento nella formazione. Tutto era acquisti di hardware, poi si sono accorti che c'era anche il software, no? Quindi defiscalizzazione di questo negli investimenti, negli acquisti, però niente formazione. E anche adesso credo che l'ultima versione di questa Industria 4.0 di interventi fiscali a favore non prevede o prevede minime quote relative alla formazione delle competenze. Ora, su questo io vorrei chiedere a Violante anche, come pensate di affrontare questo discorso che è determinante anche, perché l'open source è già un autoapprendimento, però bisogna andare oltre e soprattutto nel campo professionale, sia per quanto riguarda delle competenze professionali vere, manchiamo di data science, data analytics, manchiamo di tutto quello che ha elencato Capitani, ma anche tutte le persone che diventeranno dei protagonisti, degli utilizzatori intelligenti, parliamo di smart, evviva, magari diventasse tutto smart, dobbiamo fare un paese smart. E allora in che modo? Ecco, su questa strada chiaramente AICA si sta muovendo molto, passando dal suo classico lavoro fatto da tanti anni per portare in Italia delle competenze, certificate nel campo dell'uso del computer e CDL. Ora il discorso va oltre, va verso la digital literacy, va verso l'E4Job, va verso tutte modalità per preparare non solo delle competenze digitali, ma quelle che diceva Capitani, anche quelle che chiamiamo i soft skills, no? Tutto quello che riguarda human skills, io le chiamo olivettianamente, no? Ecco, tutto questo è un grande sforzo che deve essere fatto dalle istituzioni formative, a cominciare dalle scuole di tutti i livelli, dalle università, ma anche dalle aziende che riescono a capire l'importanza della formazione. Noi non utilizziamo i fondi interprofessionali per la formazione, noi non utilizziamo la cassa integrazione, che dovrebbe diventare uno strumento anche per formare le persone, per prepararle al cambiamento, invece le teniamo obsolete nelle attività che ormai non servono più. Allora io chiederei a Violante di dirci qualcosa, se voi avete dei progetti, delle idee di muovere, di aiutare questo paese ad andare nella direzione giusta, di migliorare il problema delle risorse umane, delle competenze, delle capacità, delle conoscenze di tutti. Sicuramente sì, come avrete visto sul sito, diciamo, come dicevo prima, noi abbiamo una divisione education che non è a caso che stia lì. Onestamente, quando si parla poi con investor, eccetera, se uno parla di education, sì, ci sono investitori specializzati in education, però è sempre un messaggio complicato spiegare che è un aspetto fondamentale. Quindi abbiamo insistito tutti noi del management per fare comunque di questo pilastro importante della nostra strategia una divisione. Quindi per noi l'education è un aspetto molto importante. Diciamo, quello che a me piace di Arduino, io vengo comunque da questa formazione un po' accademica, politecnico, quindi universitaria classica. Quello che ho visto in Arduino è un approccio completamente diverso che secondo me può essere la chiave di volta per in qualche modo convincere molte più persone ad approcciare. Quando guardavo i numeri del professor Capitani, sono agghiaccianti, no? Perché comunque il gap c'è. Io con Arduino sono in una posizione vantaggiosa perché sono un brand internazionale tecnologico molto famoso, quindi sono in quell'80% di cose, pur essendo in Italia, quindi abbiamo un'abbondanza di gente che vuole venire da noi, ma immagino aziende
altrettanto tecnologicamente avanzate, con la Bonfiglioli, non so, altri che non hanno, hanno un nome che non c'entra con la qualità della tecnologia che fanno, e fanno fatica sicuramente molto più. Certo. Però, diciamo, l'approccio nostro, quello che mi ha colpito rispetto al mondo accademico da cui arrivo io, è che Arduino ha questo approccio project-based. E quindi l'approccio di fare le cose e poi capirle è una cosa che è stata, che è rivoluzionaria. Vi faccio un esempio concreto. Un giorno sono andato con Massimo Banzi a Barcellona al Mobile World Congress, una delle conferenze più famose delle telecomunicazioni al mondo, un po' di anni fa, 3-4 anni fa. A un certo punto Massimo, che comunque è sempre molto ecologista, voleva spostarsi in metro perché aveva un appuntamento col sindaco di Barcellona. E allora dico: Massimo, prendi un taxi. Massimo prese il taxi e a un certo punto mi arriva un messaggio dicendo: non hai idea che esperienza assurda sul taxi. Lo trovate su, credo, su YouTube, un video. In pratica il tassista ha riconosciuto Massimo Banzi nello specchietto retrovisore. Gli fa: ma tu sei Massimo Banzi, quello di Arduino? Dice: sì, sono io. Guarda qua, ha aperto il cassetto della, il cassettino portoggetti del taxi, ha tirato fuori l'Arduino Starter Kit, che è uno dei nostri kit tipo questo, insomma, con una scatola tipo questa, piena di ferraglia, con cui si può giocare. Il tassista, tra una corsa e l'altra, stava imparando Arduino per imparare l'elettronica, la programmazione, per poi, perché il suo obiettivo era fare un'azienda che producesse dei camera dolly a basso costo, dei dispositivi per le foto, per muovere le fotocamere a basso costo. E quindi questo vi dà un'idea dell'approccio transformational che può avere su persone che comunque non avrebbero mai aperto un libro di elettronica, non avrebbero mai capito che cos'è un motore passo passo, non avrebbero mai capito che cos'è un microcontrollore, cos'è il firmware, che cos'è una resistenza, no? Sono persone che sono completamente fuori. Quindi noi abbiamo un po' questo ruolo. È ovvio che ci sono cose che si possono affrontare in questo modo più semplificato, poi man mano che si scala nella difficoltà dei problemi, è ovvio che un'istruzione più formale a un certo punto serve. E noi siamo molto sensibili su questo, siamo molto sensibili, e l'approccio che stiamo avendo, non so se è quello corretto o se è quello sbagliato, però di fatto col Covid l'abbiamo un po' cambiato, però spostandoci un po' più sugli individui, però generalmente il nostro approccio education è sempre stato: formiamo i formatori, perché come diceva il professor Lamborghini prima, il tema è il docente spesso è indietro rispetto agli studenti, soprattutto se parliamo di classi di scuola media o di classi di scuola superiore, fa fatica. Noi, per toglierli dall'imbarazzo, perché non è una cosa che succede solo in Italia, succede dappertutto, per noi l'Italia è il 4% del fatturato, quindi abbiamo una conoscenza probabilmente mind share molto elevato, ma poi dal punto di vista market share un po' più basso anche nelle scuole. Però il concetto è che quando ne parliamo con i docenti, loro sono in difficoltà. Sono in difficoltà perché hanno studenti più bravi e con Arduino arrivano lì, gli saltano in testa. Quindi noi abbiamo targettato con delle piattaforme di e-learning che stanno dietro i kit educational i docenti per metterli alla pari, e abbiamo dovuto costruire una cosa molto onerosa in termini di supporto, cioè una cosa che probabilmente razionalmente nessun imprenditore avrebbe fatto, per dare supporto a questi docenti, quindi dargli la possibilità di parlare con esperti nostri, farli uscire dal panico quando si trovano nelle situazioni complicate di progetti, insegnargli man mano non soltanto la strada, ma questo approccio project based, che per loro è una rivoluzione. Quindi per me, noi siamo totalmente inclini al discorso educativo. Abbiamo degli esempi nel mondo professionale di gente che si è riqualificata grazie ad Arduino, tantissime startup sono nate, tantissime persone si sono riqualificate, persone che non avevano mai programmato che adesso programmano. E possiamo fare di più? Sicuramente sì, stiamo cercando in qualche modo di rendere più accessibili ancora i kit, quindi quello che citavo prima, grazie al Covid o per via del Covid siamo riusciti a capire che forse non era la classe l'unica cosa a cui dovevamo rivolgersi con la semplicità, ma anche gli individui, tirando fuori dei kit più semplici, sulla base di input di pedagoghi americani, pedagogisti americani e di altre nazioni, per rendere ancora più semplice l'approccio. Quindi introdurre le persone al multimetro, a misurare, a fare, quindi non soltanto il microcontrollore, ma dargli un po' un'esperienza completa. E queste sono le cose che stiamo facendo, ogni giorno, quindi per noi è molto importante, e sulla parte professionale stiamo cercando di strutturare una specie di Arduino Academy, ci vorrà un pochino di tempo per aiutare anche le persone nelle industrie a fare questo passaggio.
Questo è importantissimo, questa Academy assolutamente diventa un elemento fondamentale, anche proprio come diceva, come dicevate, il discorso dei docenti, no? Perché io mi sono occupato anche di scuola primaria, ad esempio, recentemente, e devo dire che il vero problema, il vero ostacolo non sono i ragazzi, perché i ragazzi sono già pronti ad apprendere molto facilmente, hanno una voglia pazza di apprendimento. Ma sono i docenti che sono fermi ancora, anche per motivi generazionali, no? Sono fermi ad epoche precedenti al digitale, no? E quindi il digitale usato come strumento di apprendimento non solo per, nel campo degli studi tecnici, ma anche nel campo delle discipline umanistiche, no? Ci sono insegnanti che insegnano col digitale il greco, ad esempio, no? Con i tablet, con questo, insomma, con le lavagne. Le lavagne digitali, no? Quindi il problema è veramente un problema di cultura, di riuscire a convincere, ecco, anche i docenti. Ma lasciamo stare un po' il discorso dei docenti, invece nel campo delle professioni, delle professionalità, io vedo che c'è ignoranza. Io frequento molte aziende, no? Che c'è una notevole ignoranza nel campo dell'utilizzo degli strumenti digitali, nella loro applicazione nei processi decisionali, no? Ecco, visto che adesso abbiamo ovviamente la possibilità con l'IoT che produce masse di dati enormi, no? Ecco, che cosa possiamo fare? Ecco, la domanda spesso è che si fa con queste masse di dati, i cosiddetti big data, di cui in parte siamo noi stessi produttori. Pensate solo ai social, no? Google, eccetera. Google è una macchina. Esattamente, è una macchina come tante altre macchine che produce dati. Sono i dati che, e gli input siamo noi che glieli diamo gratuitamente, no? Senza chiedere niente in cambio. Beh, a questo punto il problema vero è anche questo. Allora, cosa facciamo dei dati? Voi pensate anche a qualcosa in questo campo, no? L'IoT che diventa l'elemento non solo di macchine che parlano tra loro, ma che macchine che danno a noi degli input per poter prendere decisioni, per cambiare le organizzazioni, per cambiare il lavoro. Ecco, questa è un'altra sfida importante che riguarda il mondo del lavoro, che non sarà più il lavoro di oggi, che è abbastanza ancora novecentesco, se vogliamo. Per quanto riguarda il discorso dei dati, ovviamente tutto quello che stiamo mettendo in piedi è fatto per poter generare dati, per poterli raccogliere in modo più semplice. E la cosa però importante che a me ha un po' colpito anche vi faccio sempre esempi pratici perché forse è più facile capire, no? Perché tutti quanti parlano di un mondo che sta andando verso la servitizzazione, parole tremendamente brutte, ma che vogliono dire il mondo che diventa un servizio. Esperienza personale dentro Arduino è stata questa: un'azienda finlandese, si chiama Fluid Intelligence, la potete trovare anche su YouTube, c'è un video che hanno fatto dove ci menzionano, ma è importante il caso, diciamo. Loro è un'azienda che produce prodotti chimici per il trattamento dell'olio lubrificante, macchinari molto complessi, macchinari che macinano pietre, che fanno cose sparse in giro per il mondo, hanno un sacco di olio lubrificante, non lo sapevo, adesso l'ho imparato, 1500 litri, uno stone crusher, una trita pietre a 1500 litri di olio lubrificante. Veniva tipicamente cambiato con manutenzione programmata, non predittiva, non di nessun tipo. E questi hanno avuto l'idea di costruire degli additivi chimici, non chiedetemi che cosa fossero, che fanno precipitare il metallo, cambiano l'acidità dell'olio, lo ricondizionano per farlo utilizzare di nuovo nelle macchine. E quindi loro tipicamente vendevano additivi, un'azienda che vendeva additivi. Hanno scoperto Arduino e hanno scoperto la possibilità di utilizzare dei sensori che misurino l'olio in tempo reale su queste macchine. Quindi con zero conoscenza, tutti ingegneri chimici, con zero conoscenza di elettronica, zero conoscenza di informatica, si sono inventati un accrocchio che manda i dati dalle macchine al loro data center. Poi i loro scienziati, i loro analisti guardano la qualità dell'olio e danno un parere sulla necessità o meno di apportare un cambiamento. Storia lunga che vi accorcio, sono diventati un'azienda IoT. E ancora peggio, hanno cambiato completamente il modello di business dal vendere le lattine di olio a fornire un servizio di oil as a service. Quindi adesso le aziende che hanno queste macchine fanno un abbonamento con loro,
e loro gli danno sia servizio di monitoraggio, sia gli additivi chimici quando servono, sia il rimpiazzo dell'olio quando serve. Quindi da un'idea che è nata per caso, da un ingegnere che per caso aveva visto Arduino su internet, è nata una scatoletta che è diventata il loro device, ma infine loro non è vendere la scatoletta, ma erogare e trasformare il loro modello di business in maniera sostanziale sulla base di questo. E lo stiamo vedendo in tanti settori industriali. Quindi ci si reinventa un nuovo modo di fare impresa. E questa cosa è molto importante. La cosa nostra, unica forse, è che può farlo chiunque rispetto a altre soluzioni che possono risolvere lo stesso problema, ma con uno deve chiamare Accenture a fare un progetto IoT per trasformare l'azienda chimica. Se ho un'azienda di 15 persone che fanno additivi chimici, non posso permettermi neanche di telefonare ad Accenture o a chi ha queste competenze. Quindi il fattore abilitante nostro è stato quella conoscenza così distribuita, in parte fatta da noi, ma in grandissima parte fatta dalla community, abbassa la barriera all'entrata. E a questo punto stimola la creatività. Dovremmo in qualche modo trovare il modo di renderla più, di promuovere, insomma, questo tipo di esempi positivi, ma perché in Italia ce ne sono mille, gente che usa nostre cose per carrelli, elevatori, motori strani, inventori pazzi, ce ne sono mille. Se riusciamo in qualche modo a far capire che si può in qualche modo partire dal nulla, da zero conoscenze, arrivare a fare delle soluzioni, questo è l'aspetto secondo me più importante. Volevo fare un'osservazione su questo. Prego, prego Giancarlo. Su quello che avete detto. Allora, quello che appare evidente, diciamo, da tutte le osservazioni dei trend è che oggi i processi di digitalizzazione a livello paese, a livello azienda, dipendono dalla combinazione virtuosa tra la capacità di produrre tecnologie di eccellenza, di frontiere innovative, e la capacità di utilizzarne il potenziale. Certo. Allora, noi in Italia abbiamo, prendiamo l'esempio di Arduino, aziende che su questa frontiera della capacità di produrre tecnologie di eccellenza ci sono. A questo punto abbiamo una frattura relativamente invece alla capacità di utilizzarne il potenziale. Questo spiega perché Arduino è una piccola azienda in Italia. Quanto fatturerebbe Arduino se fosse un'azienda americana? E cioè se operasse all'interno di un mercato che esprime una grande capacità di utilizzare le innovazioni e dà una grande propensione al rischio dell'innovazione. Allora questo ci rimanda a un punto che io non ho voluto toccare per amor di patria, ma che la vera carenza di competenze in Italia è la carenza di competenze manageriali. Noi abbiamo una classe dirigente che non è capace di interpretare al meglio il grande potenziale delle tecnologie. Bisogna creare un ponte forte, istituzionale, strutturato a livello paese tra chi produce eccellenza tecnologica, Arduino, e chi la deve utilizzare. Questo è il vero problema delle competenze. Esattamente, e questo è un discorso che va oltre anche al discorso delle competenze digitali, va oltre nel senso di cambiare un modo di operare, no? Io credo, ad esempio, quello che viene fuori anche dai discorsi di questa mattina, ecco, che ad esempio una tecnologia open come Arduino, che entra, come diceva Violante, nei singoli spazi che ci sono nelle aziende, può determinare effetti di trasformazione dell'azienda in tipo una start-up, cioè la voglia di innovare che non c'è più nell'azienda tradizionale. E questo è l'elemento determinante, quindi non c'è più la voglia di rischiare. Cioè, a questo punto, questo è il problema. Mentre invece se tu sei un innovatore, sei uno start-upper, metti tutto sul rischio, accetti qualsiasi rischio pur di portare avanti la tua idea, no? Ora, tutto questo, tu dicevi, negli Stati Uniti è più facile, sì, certamente, ma a parte che credo che Arduino ormai è diventato planetario, non è più soltanto italiano e quindi opera ormai nella sfera mondiale,
però in Italia dovrebbe avere. Mi sono permesso di dire che è piccola, perché è piccola relativamente al suo grande potenziale. Certo. Se tu racconti Arduino a chi non conosce il mercato, uno si fa l'idea di un unicorno, esatto. di una grande azienda. Il problema è... che lo dice? Come? Violante, se volevo sentire Violante cosa dice su questo. No, assolutamente, assolutamente vero. Il mind share è molto più grande del market share e questo qui è dovuto a tutta una serie di cose abbastanza pazzesche, tra cui anche il fatto che in perfetto stile italiano i soci hanno pensato anche di litigare per 3 anni durante l'esplosione dell'IoT, quindi forse sarebbe stato il caso di mettere un po' di meno l'ego di fronte a queste cose qui ed essere un pochettino più di sistema. Però concordo, siamo molto piccoli rispetto al potenziale ed è questa un po' la sfida che noi stiamo avendo. Di sicuro, ritornando alle competenze, a questo punto da employer, diciamo, una delle difficoltà comunque che si ha in Italia è che su certi livelli di competenze comunque c'è un gap. Quando si parla di non tanto competenze specifiche verticali tecnologiche, perché di progettisti hardware con grandissime capacità ce ne sono, di progettisti di firmware ce ne sono, software anche. Quando si tratta poi di go to market, quindi professionalità di marketing legate alla tecnologia, oppure di concepire i modelli di business legati alla tecnologia, product management, sono tutte competenze istituzionali, non istituzionali, facilmente ritrovabili nelle università. Adesso i programmi si sono evoluti nelle università, però sono cose che derivano da una cultura, diciamo, di non fare il prodotto artigianale tailor made che c'è in Italia, ma fare un prodotto scalabile, quindi un prodotto che non esce, lo faccio per te. Perché l'altra difficoltà che io ho nello scalare è questa, che io faccio una scheda complicatissima come quelle che vi ho fatto vedere. Scusate se sono stato un po' tecnologico nella presentazione, ma l'audience è tecnica, quindi mi piaceva in qualche modo stimolare anche qualche pensiero tecnologico e non parlare solo di ad alto livello. Però il concetto è che se io faccio una scheda di quelle, la reazione dell'azienda italiana media, del progettista italiano medio, è: me la posso fare pure io. Non hanno fatto nient'altro che prendere un processore di STM e metterlo su una scheda. Poi bisogna spiegargli che se lo può fare lui nel laboratorio, sul CAD a casa sua, ma se deve fare un'azienda che ha un altro scopo, fare bottiglie, fare macchine, fare trattori, fare qualcos'altro, non può prendere milioni di euro e costruire tutto quello che stiamo investendo noi per fare le schede al posto nostro. Ma gli conviene comprarsi la mia a 70 euro, 60 euro, 30 euro, che costano pure poco oltretutto. Quindi questo qua è un grosso limite anche della crescita italiana. Cioè questo tailor made poi non crea la necessità di pensare in maniera sistemica, ma ognuno deve andare a rifare il lavoro degli altri e se lo rifà in maniera casereccia, che vale solo per l'imprenditore. Quindi l'imprenditore fa un progetto IoT, si brucia perché spende 100.000 euro, 200.000 euro, mezzo milione di euro per fare un circuitino che poi usa solo su un prodotto, non c'è nessuna scala, non c'è nient'altro, e dice: la prossima volta non faccio più IoT, continuo a fare valvole come le facevo una volta. Questo è un aspetto molto importante e culturale da superare. Cioè, questo aspetto del tailor made, che in alcuni settori può andare bene, la sartoria di alta qualità, di alta gamma, quando si tratta di tecnologia ci vuole un pensiero diverso, ci vuole scalabilità, ci vuole professionalità, ci vuole cose che noi abbiamo imparato duramente sulla nostra pelle. E queste cose qui fanno parte di un modo diverso di pensare, cioè pensare al problema e non tanto pensare al fatto che alle soluzioni, che è una cosa che poi genera poi quelle competenze che pensano al product management, che pensano al go to market, che pensano al marketing di questi oggetti, che oggi non abbiamo. Io oggi faccio veramente fatica, quando apriamo una requisition per un product manager, a trovarne uno. Si fa molta, molta fatica. Non so se è l'esperienza comune di tante altre aziende, però insomma, con Arduino noi qualsiasi cosa che scriviamo siamo inondati, ma siamo inondati da curriculum dall'estero. Product manager in Italia non ci inonda nessuno. Marketing product manager in Italia non ci inonda nessuno. E questo è il grosso limite. Inserisco Bruno. Sì. Bruno, mi inserisco dalla rete, perché monitoro la chat e allora voglio riportare delle domande. Le domande che hanno fatto. Diamo anche voce alla chat. Giorgio Cesarone, buongiorno, volevo chiedere al dottor Capitani, in questo quadro, quale ritiene sia il ruolo dei centri di competenza nazionale? Beh, un ruolo molto importante se contestualizzato all'interno di un progetto di sistema.
Io sto vedendo anche in questo un fenomeno molto, molto italiano, diciamo, di iniziative molto frammentate tra di loro che non producono appunto quell'effetto di avvicinamento tra eccellenza tecnologica e eccellenza di business, che è esattamente quello che manca. Quindi, a mio parere, questa è la chiave. Cioè, stiamo procedendo a silos sia tra i vari centri di eccellenza, sia tra i centri di eccellenza e i meccanismi poi di trasferimento tecnologico, il che rende tutto, diciamo, praticamente vano in un quadro di populismo digitale che non produce nulla. C'era un'altra domanda. Per pari opportunità, c'è anche una domanda, leggo un'altra domanda anche per Volante, così ce ne sono diverse, ora poi vi ritorno la parola. Buongiorno, sono ingegner Sergio Paganelli e nel mio tempo, tra i miei hobby, mi piace prototipare con Arduino e con altri oggetti smart per IoT. Volevo chiedere a ingegner Volante, ok, Arduino con il building block per la prototipazione per i tecnici, makers o hobbisti, rivolto comunque a persone in grado di fare progettazioni, quindi tecnici. Volevo capire se fa parte della vostra strategia sviluppare anche prodotti off the shelf per mercato consumer rivolti a clienti non esperti, chiamiamoli prosumer, che vorrebbero avviarsi come utilizzatori avanzati a piccole automazioni domestiche. Prosegue, ma il punto è sostanzialmente è questo. Interessante. È molto lunga, quindi l'ho tagliato, ma il punto centrale ho letto questo. No, ma va benissimo, va benissimo. La risposta è sì. Ovviamente noi ci siamo resi conto che alla fine, per quanto si possa semplificare, c'è una categoria di persone che è anche molto ampia, probabilmente un ordine di grandezza maggiore rispetto alla nostra audience tradizionale, che sono persone che vorrebbero un instant gratification, diciamo, noi chiamiamo così, instant gratification, cioè apri la scatola e funziona. E poi però hai sempre un aspetto di hacking che si può fare, no? Il kit che vi facevo vedere prima, così a caso, facendo un esempio di starter kit, questo qua, questo Opla kit, è un oggetto fatto e finito che uscirà, è già uscito in versione education, si chiama IoT Explore Kit per quanto riguarda l'education, è proprio questo. C'è un prodotto già fatto e finito con un enclosure, quindi a prova di moglie, quindi che può essere messo nella sala da pranzo avvitato al muro con un'estetica molto, molto gradevole su cui abbiamo speso del tempo e che ha già un suo modo di funzionare già appena aperta la scatola, quindi molto vicino. Certo, ci piace sempre l'idea, il nostro scopo non è diventare un'azienda consumer, prodotto chiuso, che ti vai a comprare al supermercato con cui non puoi a cui non puoi applicare la fantasia. Semplicemente posponiamo di un livello l'applicazione della fantasia in modo tale che subito funzioni, quindi uno lo vede funzionare, quindi anche se non ha mai visto un cacciavite in vita sua non deve saltare nulla, tutto è incastro, lo assembla e fa delle cose. Dopodiché scopre che attaccandoci il computer, attaccandoci la cloud, può fare delle cose col telefonino e va avanti così su 8-9 percorsi di apprendimento. E poi l'idea è ti lasciamo fare tutto quello che vuoi, ci attacchi i tuoi sensori, lo complichi, lo aggiusti. Quindi la direzione è quella sul mercato, diciamo, quello maker barra consumer, è sicuramente quella la strada che stiamo cercando di prendere. È un mercato piuttosto affollato, soprattutto quello dell'home automation, ci sono degli oggetti sia cinesi sia dell'est Europa che sono di grande diffusione, quindi non è banalissimo entrarci, quindi non so se la domanda era farete un relè per accendere la luce col wifi, lo faremo probabilmente con un po' di grano sale se non andremo proprio a competere con i cinesi, anche perché vi ripeto, la nostra manufacturing è in Italia, quindi cerchiamo di mantenere quel livello di qualità che poi soprattutto dagli italiani non viene apprezzato, perché una delle critiche che viene fatta da Arduino è che è troppo cara. Il concetto che poi venga fatta con testing a un singolo pezzo preso in mano da qualcuno e viene fatto a Ivrea dando lavoro a qualche centinaio di persone sul territorio italiano non conta, però non voglio fare polemica su questo, nel senso che poi ognuno è libero di produrre dove vuole. Noi abbiamo fatto questa scelta
di social responsibility di produrre in Italia. Non viene apprezzata però dai clienti, ecco, in generale, non è che sia una caratteristica per cui la gente ne compra di più. Siamo noi orgogliosi di farlo, ci piace farlo e via. Quindi la risposta è sì, scusate la lunga risposta, però c'era un po' di... Grazie. Posso continuare, Bruno? Non voglio... Certo, però... Vai avanti, sì. Poi passiamo alle domande finali. Alfredo Biffi, i docenti vanno motivati, era riferito al discorso di un po' di tempo fa, vanno motivati ad essere protagonisti nella trasformazione, ma come farlo in massa? Questa è una bella domanda. Per me è veramente una bella domanda. Questa è una bella domanda. Allora, noi quello che stiamo facendo, e devo dire che sta funzionando un esperimento, tra l'altro in Italia, abbiamo fatto un gruppo Facebook insieme al nostro partner Education, di fatto ufficiale di Arduino per i docenti, e abbiamo dato qualche kit gratuito ai professori delle primarie e si stanno entusiasmando, quindi c'è un effetto a valanga. Ne abbiamo dati tipo 50, si sono entusiasmati, sta crescendo questo entusiasmo, si condividono idee, poi ci sono dei professori bravissimi che fanno veramente paura quanto a capacità poi di ulteriormente semplificare il messaggio. Quindi noi quello che stiamo facendo è, adesso replicheremo nel mondo questo approccio qui che abbiamo avuto in Italia, e quindi quell'effetto lì funziona, perché comunque parte dai social, non è una cosa strutturata, è un esperimento che è stato fatto sull'indicazione del nostro partner italiano, ed è molto bella, una bellissima iniziativa. Quindi c'è questo meccanismo virale, se magari qualcosa di più istituzionale si potesse fare, perché il punto è di nuovo quello che diceva il professor Capitani prima, cioè questa frammentazione immane, cioè non c'è un progetto che dice diamo, come il BBC nell'Inghilterra, il BBC Micro, che ha dato un computer a tutti, adesso c'è il Microbit, che è un computer che il governo ha dato gratis, 1 milione di schede prodotte in Inghilterra, date a tutti i docenti della scuola. C'è questa iniziativa frammentata dove diamo una stampante laser, una lampadina LED, 2 carrellini con i componenti, 4 cacciaviti. Quella frammentazione immane non crea mai una forza che dice nel 2021 il mondo è cambiato, perché tutte le scuole hanno avuto, non dico un Arduino, può essere un competitor di Arduino, può essere qualsiasi altra cosa, può essere il Microbit, può essere quello che si vuole, ma è con un'iniziativa violenta, forte, mirata a fare una trasformazione, cioè questo senza disperdere energie in mille rivoli. Sentiamo anche Giancarlo su questo, sull'università, perché è importante capire se università o ITS, che sono un'altra bella cosa che è ferma e potrebbe portare avanti, come fanno in Germania, delle cose straordinarie, se c'è speranza. Giancarlo. Allora, questa domanda mi rende compiaciuto del fatto di non sedermi sulla poltrona del ministro Azzolina. E secondo me, da questo punto di vista, siccome stiamo parlando di la domanda era come fare una campagna di massa, io vedrei un grande ruolo in RAI. RAI, ricordate la celeberrima trasmissione di Non è mai troppo tardi? RAI fa delle cose eccellenti e le può fare, ma le fa già adesso, poco conosciute, ma secondo me potrebbe fare dei programmi specifici per i docenti, oltre che per gli studenti. Bisogna trovare qualche soggetto istituzionale che ha come audience una grande massa di persone. E questo potrebbe essere una strada, visto che... All'università? Ma l'università è vecchia, ha bisogno di rinnovare se stessa. Qui stiamo parlando anche, ovviamente, di scuola secondaria, di insegnamento, certo, di scuola secondaria. Insomma, non è cosa facile, insomma. Non è però facile. Sì, facile, però mi sento, Giancarlo, mi sento chiamato un po' in gioco con questa tua affermazione. L'università è vecchia. Ma non mi riferisco a te. Però ci sono del... No, ma sto scherzando, ma ci sono anche diversamente giovani all'università, dove purtroppo mi colloco, no? Anagraficamente parlando, che però sono pieni di voglia, di volontà, no? Voglio riportare un piccolo esempio. Io fra i corsi che tengo, ne tengo uno a meccatronica, quindi meccanici,
corso di laurea che c'è a La Spezia, dove facciamo un'accoppiata con un collega, lui non è elettronico, io sono un informatico, e facciamo a due voci architetture per sistemi embedded, IoT. Si chiama così, ma di fatto facciamo IoT, no? E abbiamo sposato due architetture che danno due visioni differenti. Una è un'architettura basata su una CPU vera e propria e l'altra Arduino, che sono i due esempi che facciamo. Quest'anno io mi sono ritrovato, lui al primo semestre introduce la parte elettronica, io al secondo semestre introduco la parte di architettura e software per sistemi embedded, dove mi sono trovato in pieno lockdown a dover gestire anche i laboratori. E beh, ve la ricordate forse, quelli un po' più, non troppo giovani, se lo ricordano, Scuola Radio Elettra Torino, no? Dove la mia generazione, la parte della mia generazione ha fatto un po' lo smanettone attraverso kit che venivano, non kit, pezzi che venivano inviati per posta, e uno aspettava il sabato quando arrivava il pacchettino per posta per poter andare avanti con la radiolina piuttosto che l'oscilloscopio, eccetera. Bene, non potendo far arrivare portare avanti l'attività di laboratorio, io ho fatto inviare il kit per posta, kit Arduino per posta, investimento fattibile con 25 studenti, essendo una laurea magistrale, e abbiamo lavorato, io col mio kit e la telecamera dove facevo vedere le attività di laboratorio, e loro replicavano dall'altra parte, e se c'erano problemi guardavamo, analizzavamo i problemi. Credo che ci si possa inventare delle cose che possono essere anche divertenti, stimolanti. Se posso andare avanti, lo sviluppo dal basso non è più sufficiente. La sommatoria anche delle eccellenze non serve di per sé a fare al nostro paese un salto nella digitalizzazione. Questo è assolutamente. Roberto Fonso, un commento. Ho commentato rispetto all'affermazione di Violante, bello il mind share rispetto al market share. Anna Verrini, è sempre stata la tragedia italiana, il tecnico puro si innamora della tecnologia e reinventa anche la soluzione pur di continuare a giocare. Dirigenti veri ne abbiamo sempre avuti pochi, adesso non ne abbiamo più. Sandro Coradini, socio AICA, ho introdotto Arduino in un istituto comprensivo del quale ero preside. Volevo solo farvi sapere che un articolo presentato alla Didammatica 2018 a Cesena dal titolo Misconcetti Arduino è stato ripreso e pubblicato da Journal of Modern Educational Review. Concludo dicendo che l'esperienza fatta con Arduino a scuola media è stata esaltante. Anna Verrini segnala: RAI sta già avviando questa attività. Non so a che cosa si riferisce esattamente, essendo arrivato in modo asincrono il suo intervento. Giancarlo De Leo, a proposito di competenze digitali, quando ritenete attuale e importante al tempo di Covid-19 un piano nazionale di assessment, formazione e certificazione delle competenze digitali dei professionisti della sanità sul tema della digital health? Noi siamo stati molto coinvolti su questo aspetto qua. Tra l'altro molto, non so quanto tempo abbiamo, ma è stata una bella esperienza anche per me cercare di capire che poi là il mondo è tutto paese, nel senso che c'è una frammentazione a livello globale. Durante la pandemia noi siamo stati in la prima onda, siamo rimasti aperti perché producevamo delle schede che sono andate a finire come cervello, diciamo, di quei ventilatori artigianali che sono stati costruiti dai makers per cercare di sopperire alla carenza di ventilatori. C'erano tanti progetti, in particolare uno all'Università di Oxford, poi ce n'era uno italiano. In Italia frammentazione totale, tra l'altro, 50.000 progetti, così come in Spagna, tutti in competizione l'uno con l'altro. Quindi noi alla fine abbiamo smesso di dare retta a tutti, ci siamo focalizzati su uno o due progetti. Anche questo dovrebbe essere un segnale su questa idea di frammentarsi costantemente. Quindi
Il discorso che la tecnologia digitale per la sanità sta diventando fondamentale, quindi effettivamente un po' di education da quel punto di vista serve, perché c'è tanta competenza in giro per il mondo. Noi partecipiamo a tantissimi progetti, c'è più sensibilità da parte anche proprio dei dottori, il coinvolgimento dei medici, però anche in Italia non vedo un grosso limite, nel senso noi siamo disponibili se ci sono idee, se ci sono progetti, se ci sono iniziative, comunque a supportarle. Arduino viene usato tantissimo in ambito biomedicale, non solo su dispositivi life, diciamo, come ventilatori che sono troppo complicati, anche se la gente li usa in mancanza di altro, e poi lì si è vista la differenza tra le schede originali e quelle clonate, perché tutti quelli che hanno prototipato sulla scheda clonata, quando c'era poi da attaccare un paziente che doveva respirare, si sono comprati quella fatta a Ivrea. È stato un piccolo punto di orgoglio. Diciamo, noi gestiamo la clonazione come strutturale, no? Perché comunque uno va sul nostro sito, scarica il progetto, stampa il file e lo mette in produzione. Poi quando si tratta di capire, di attaccarci un paziente, si comprano quello fatto a Ivrea, testato uno a uno. Quindi su questo noi siamo disponibili. C'è secondo me un aspetto molto importante, e ci sono delle possibilità oggi aperte dalla tecnologia che sono spaventose. Una delle schede che noi abbiamo si chiama Arduino Nano BLE Sense. È una scheda che comunque ultra low power con Bluetooth, eccetera. Quella scheda può essere utilizzata per sviluppare tracker di qualsiasi tipo di attività, può essere utilizzata per fare AI on the edge sui pazienti. Quindi c'è tanto spazio, c'è tantissimo spazio, e sicuramente, così come per i docenti normali, anche in quell'ambito, diciamo, spiegare e far venire la fantasia a paramedici, a medici su come utilizzare queste tecnologie è una cosa che sicuramente è importante per il mondo. Quindi noi ci siamo. Ci sono ancora domande, Giovanni? Nella chat non è arrivato più nulla ora. Io direi che si può anche... mia conclusione di questo potrebbe essere, poi sentiamo ancora entrambi, sia Violante che Capitani, e cioè che evidentemente è stato messo in evidenza questa mattina i problemi veri dell'Italia, cioè che non si riesce a generare una cultura di massa, ecco, quindi si lavora ancora per nicchie tra loro sconnesse. Il problema è che le tecnologie open e Arduino in particolare, lo spirito anche nuovo che porta l'approccio di Arduino è quello di diventare un catalizzatore di innovazione, di nuova imprenditorialità in questo paese, non solo limitato ai maker, che sono una bellissima cosa, no? Ma sono sempre una minoranza, no? Ma possibilmente ad arrivare a quel discorso che faceva un interlocutore, di arrivare a qualcosa di massa, no? A qualcosa di generale del paese. Cioè, se non c'è un cambiamento culturale generale da parte di tutti, effettivamente noi continueremo a ragionare sempre in termini di eccellenze, di esperienze, di nicchie, di cose belle che si possono fare in questo paese, ma poi alla fine non si diventa mai sistema, ed è questo il punto critico veramente. Allora qui la sfida è capire in che modo riuscire a costruire questo sistema. Ecco, Giancarlo, se vuoi dire ancora qualche parole conclusive. Sono d'accordo, secondo me Arduino rappresenta in qualche modo l'eccellenza italiana, se vuoi il made in Italy digitale, il grande artigianato digitale. Bisogna fare in modo che questo diventi un progetto di valorizzazione di tutte queste eccellenze. Allora, da questo punto di vista, secondo me AICA dovrebbe in qualche modo indirizzare una sorta di manifesto al governo per sensibilizzarlo su questo fatto, traendo anche spunto dalla discussione che abbiamo fatto questa mattina. Cioè, AICA può giocare un ruolo istituzionale, il problema è come valorizzare appunto queste eccellenze come Arduino e come metterle a disposizione del paese. Questo è il punto fondamentale. Perché qui abbiamo raccontato tutta una sorta di di esperienze che nascono dal basso, da intelligenze spontanee. Noi dobbiamo trasformare le intelligenze spontanee in progetto strutturato paese. Questo è il punto. Assolutamente, qui accogliamo, credo anche con Giovanni, questa tua idea che AICA possa diventare
un promotore, no? Di un catalizzatore anch'esso, no? Più in senso esteso, a livello politico, a livello della società intera, no? Sia per quanto riguarda le competenze digitali, ma anche per il cambiamento che il digitale porta a tutte le competenze, no? Non soltanto quelle specificatamente digitali, e questa è una grande sfida. Io credo che in Italia si sono mossi tante cose, c'è un ministro per l'innovazione digitale, c'è una politica adesso del MISE, forse tu lo sai, questa politica che dice facciamo un polo delle certificazioni, delle competenze digitali. Sono tante bellissime cose in cui si trovano tante persone che dicono delle cose belle, ma alla fine poi che cosa ne esce? Ne esce nulla. Allora qui o c'è uno sforzo, ma anche dal punto di vista dell'affrontare il Covid, perché il Covid, come dicevi tu, può dare una spallata alle nostre vecchie abitudini, no? Di stare di business as usual, andiamo avanti così, tanto ce la faremo sempre, no? Basta che poi cessi il Covid, riprendiamo a fare quello che facevamo prima. Se c'è invece l'idea che il Covid determini un cambiamento radicale, a cominciare, io mi sto occupando molto del cambiamento che il Covid può portare al mondo del lavoro. Il lavoro a distanza può essere un elemento che cambia la natura stessa del lavoro stesso. Lo smart working può diventare lo smart a casa o fuori. Questo è un punto nodale, però bisogna muoversi, e muoversi in modo sistemico. Ecco. Giovanni, hai qualcosa da dire su questo? Assolutamente sì, è una provocazione che accetto e rilancio anche a Violante, mi piacerebbe che fossimo insieme a rispondere a questa provocazione. Ovviamente Giancarlo Capitani non può poi tirarsi indietro, ma direi che l'accetto anche per un altro motivo, oltre a crederci, no? Vi ricordo che l'anno prossimo AICA compie i suoi primi 60 anni. Abbiamo seguito fin dalla nascita la storia dell'AICT italiano. ELEA 9003-01, che è stato il primo calcolatore elettronico di uso commerciale, è stato installato il primo dei 40, 9003-01, è stato installato tra il 59 e il 60 nello stabilimento di Valdagno, Marzotto. Noi siamo nati nel 61, quindi abbiamo fatto, abbiamo seguito come associazione, società di computer science italiana, l'evoluzione. E quindi mi piacerebbe che continuasse a giocare questo ruolo AICA, soprattutto in momenti particolari come questo. Il professor Adorni. Sì, sono in collegamento con la sala per la sala di registrazione per verificare come mai. Stiamo per riprendere il collegamento, mi segnalano. Allora, vi chiediamo di restare tutti collegati, stanno ripristinando il collegamento del professor Adorni. Ciao Anna. Ecco, ora sentiamo tutti. Il professore può ripartire con il suo saluto, grazie. Sì, benissimo. Di nuovo benvenuti al 57esimo congresso AICA. Per la legge di Murphy, chi opera nel settore con poco la tecnologia sa che questo è un must, governa qualunque cosa. Per fortuna abbiamo in collegamento anche la professoressa Anna Brancaccio,
dirigente del MIUR, dirigente del Ministero dell'Istruzione, a cui darei subito la parola per un saluto nel nostro convegno, nel nostro congresso. Le chiedo di lasciare la parola a un altro partecipante, perché la dottoressa Brancaccio ha problemi con l'audio. Dottoressa, non ha attivato probabilmente la condivisione audio del computer o del telefonino. Proviamo magari a chiamarla telefonicamente. Grazie. Sì. Lanciamo allora il video che abbiamo ricevuto dal rettore del Politecnico di Bari. Con piacere saluto tutti i relatori, tutti coloro che parteciperanno a questo congresso AICA 2020. Porto anche il saluto del professor Ferruccio Resta, presidente della CRUI. Questo convegno nel 2020 si svolgerà in modalità telematica. Spero di potervi ospitare in un'altra edizione prossima del convegno presso il Politecnico di Bari e poter portare questo saluto nuovamente magari di